Buon pomeriggio, io giustamente non mi vedo con il monitor spia, quindi non sapevo che eravamo live convinto di comparire Esatto, lì, ma in benissimo. realtà siamo in onda in questo momento, quindi buonissimo, un buon pomeriggio, io non so neanche dove, ma c'è per terra Sì, c'è qualcosa? per Ok, terra. io non lo vedo. Buon pomeriggio a tutti, benvenuti in questa, diciamo, prima puntata, pre-puntata della nostra copertura speciale della GDC, sì, in realtà del cortocircuito in edizione GDC. Oggi una puntata, dicevo, di apertura, una puntata speciale perché in realtà sarà completamente focalizzata sulla conferenza Google, su questa conferenza, che, insomma, su cui c'è un'aspettativa altissima perché potrebbe segnare l'ingresso di Google, di questo qua, chiamiamolo quarto incomodo, nella console war con una console, un servizio streaming, qualcosa che giri ovunque, non è ben chiaro, però oggi ci focalizzeremo esclusivamente su questa console Google perché alle 18, quindi fa più o meno un'ora, inizierà la conferenza vera e propria che come al solito noi qui commenteremo e tradurremo in diretta proprio per spiegarvi quello che avviene, per commentare quello che avviene, per fare anche un post conferenza approfittando di Umberto e Vincenzo che sono sul posto proprio a San Francisco, si stanno proprio, sono fuori in questo momento credo che si tenga all'interno proprio della GDC la conferenza, non ricordo precisamente la hall, sono già lì fuori in fila, quindi seguiranno per noi. Questa prima ora invece faremo una chiacchiera generale proprio su quello che ci possiamo aspettare a questa conferenza, come al solito aiutati dai nostri super servizi realizzati tra gli altri da Raffaele, da Giordana, VoiceOver come al solito di Carlo Buricana, ma non sono assolutamente solo per vostra fortuna perché qui progressivamente dovreste già vedere il buon Emanuele. Ciao Emanuele. Buon salve a tutti, ciao Pier. Ciao caro mio, mi sa che è la prima volta che facciamo insieme un cortocircuito speciale, Sì, eh? La in prima volta? speciale sì, è la È prima la prima volta, è volta la che ci prima facciamo questo volta. cortocircuito Buon salve, quasi speciale. meglio della festa del Vero? grazie Vero? di Boris, però sei Ricordati. emozionato un po', almeno. Entro e faccio. C'è una regola cardine. Non Ti... vi sovrapponete. Non ci sovrapponiamo, non vi Io sovrapponete. sono qui per sovrappormi. Esatto, Io sono qui perché per interrompere e mi fa disturbare. molto piacere, ma lo so che la tua speranza è che qualcuno si sovrapponga a te nella Ma. vita reale, ma questa cosa non può avvenire Ma durante il cortocircuito. un'ora, un'intera ora di rottura di cazzo per partire sempre prima, per essere sempre i primi. Tra un Per essere. po' partiamo a mezzogiorno per una live delle Ci 6. sono dei begli aneddoti poi su quanto prima partiamo che non voglio dichiarare. È Comunque, non incredibile. siamo assolutamente soli. Io non so se dalla regia ci stanno parlando, io sento bassissimo il microfono della regia eventualmente, ma ne approfitto per chiedere a Jacopo se poi può fare un suo ingresso stealth per spostare un po' il monitor spia, perché altrimenti io non lo Grazie, Jacopo, vedo. sei utile. Ma non siamo assolutamente soltanto noi tre, perché in questa puntata ci sono anche due ospiti d'eccezione, due ospiti eccezionali ed eccezione che sono purtroppo entrambi accomunati dallo stesso nome, quindi è anche complesso parlare con loro e chiacchierarne, che sono Antonio Monaco, come state vedendo in questo momento, di ovviamente volto storico, figura storica di HD Blog. Ciao Anto 1, Ciao, ti ciao, avevo. ciao a tutti. E dall'altra parte c'è invece Antonio Moro, anche lui volto storico, persona da sempre legata, colui che ha portato in Italia, che ha creato LegaNerd.com. Senti che presentazione, Anto. Portato in Colui che ha portato in Italia. No, Ero in Albania prima. leggevo i commenti, voglio leggere solamente uno dei commenti che è Pianesani lecca i salami, mi è piaciuto molto. Per far capire subito Cominciare alla grande. qual è il tono di questo cortocircuito. Allora, i due Antonio, perché li ho tirati qui in mezzo? Perché sicuramente possono aggiungere qualcosa di migliore rispetto a me, Emanuele, e soprattutto Alessio, che tra l'altro, ragazzi, sta facendo della roba che per fortuna non è inquadrato, perché siamo sulla follia del mondo. Perché naturalmente entrambi, per motivi differenti, sono comunque legati alla tecnologia, legati a Google, magari anche da non grandissimi giocatori, ma insomma, io questa è la prima domanda che vi faccio. Faccio prima a te, Monaco. Vi chiamerò per cognome, purtroppo, che è Dai, orribile. Sembra di come a stare scuola, al come a liceo, scuola, dai, a esatto. scuola. Allora, Monaco, comincio con te. Alziamo la mano. Esatto, Google. Allora, Google famosa per tutto. Nel tuo campo con HD Blog, famosa per Tutto. Android, ovviamente per Google Pixel, per 100 milioni di cose. Certo. Il suo ingresso comunque in un mercato come quello delle console, cioè è una roba anche dal tuo punto di vista rivoluzionario, indipendentemente da quello che sarà, o comunque era inevitabile? Secondo me è inevitabile, cioè, proprio perché Google in questo momento ha tutto quello che c'è a disposizione per poter fruire, per poter giocare, che sono appunto innanzitutto un sistema operativo per smartphone il più diffuso, che Android ha anche i suoi device, c'ha Chrome, quindi un sistema operativo anche per Chrome OS per computer, e c'è anche Chromecast, sono questi accessori per collegarsi alle TV. Quindi l'unione di queste cose fa pensare che
vedendo anche un mercato ricco come quello appunto dei videogiochi, le velocità anche di connessione, di streaming, che ormai sono praticamente alla portata di tutti, ormai il 4G praticamente è diffusissimo, sappiamo già, si sente già parlare di 5G, e quindi bassa latenza, tutto quello che potrà portare proprio nel campo del gaming, che richiede ovviamente una latenza bassissima, soprattutto se si gioca in streaming. In tutto questo ovviamente si sfrega le mani e dici: c'ho tutto a disposizione, mi ci butto, ed effettivamente sembra che così sarà. Hey, Moro, dimmi anche la tua. Ma sono d'accordo, e era non solo inevitabile ma anche auspicabile, e tra l'altro è da più di un anno che se ne parla, e ho un ritorno terribile, non capisco, vabbè, comunque è da più di un anno che se ne parla. Secondo me hai aperto, attento che non hai aperto magari la live con Twitch, No, è in mute. Okay. Comunque, e tra l'altro volevo dire che non riguarda unicamente Google, ma riguarda anche Apple. Tutto quello che stiamo per dire, ci sono rumors praticamente identici anche su Apple da un anno più o meno, che riguardano proprio un servizio di streaming legato al gaming, che dovrebbe risolvere la loro grande mancanza, che è appunto quello di non essere presente nel gaming classico, inteso non tanto come gaming da console, che ormai non vuol dire praticamente più niente, ma da gaming single player, no? Cioè videogioconi. Quello che hanno ora sullo store, e questo vale anche per Google, c'è un parallelismo che continua sempre, è sempre molto legato al free to play, no? agli acquisti in app, e quindi a un tipo di gaming che non è quello classico da console, ma Apple si sapeva, e ora si sa anche di Google, vorrebbe andare anche in quel tipo di gaming lì. Come lo farà è quello di cui parleremo nei prossimi minuti, però insomma volevo rimarcare questa cosa, che è già più di un anno che si parla appunto di servizi di streaming legati al gaming, sia per Apple che per Google. Come lo faranno è da vedere. Tra l'altro, esatto, tu parlare, hai anticipato, sì, esattamente, che avrei detto infatti a Antonaco, perché ci hanno detto di chiamarvi Antoro e Antonaco, così abbiamo questa contrazione. Allora, no, effettivamente bisogna dire che settimana prossima, infatti mi hai anticipato perché avrei chiesto appunto Antonio questa cosa qui, settimana prossima già si sa, il 25 se non ricordo male, conferenza Apple, dove però sembra essere al 100% orientata, quello, esatto, al servizio, si parla, lì viene chiamato in casa Netflix, esatto, come competitor, servizio streaming, esatto, esattamente. Però prima Moro dice una cosa intelligente, cioè in realtà Apple è una vita e mezza che si continua a rimbalzare questo rumor, ma prima o poi entreranno in questo dannato mercato dei videogiochi, prima o poi faranno qualcosa di loro forte, visto che ci sono tantissime statistiche, tantissime analisi finanziarie che sembrano riportare che l'App Store, cioè la maggior parte degli incassi dell'App Store, siano legati a videogiochi, cioè a videogiochi giocabili naturalmente su ambiente iOS, molto più di programmi e tutto quanto. Quindi si continua a sperare in questo ingresso di Apple, e un po' come è successo fondamentalmente con i sistemi operativi, con tanti altri ambiti, sembra che Google sia arrivata prima, quindi fondamentalmente potrebbe veramente settare... Sì, secondo me stanno super rosicando, esatto, a Cupertino, perché sono arrivati prima i loro rumors, e adesso in faccia glielo sta facendo Google, e ho idea veramente che stiano facendo esattamente la stessa cosa, per cui tutti adesso diranno che Apple ha copiato Google, quando forse in realtà è stato il contrario, ma che chi se ne frega in ogni caso, ovviamente. Infatti lo comunque arriverà, esatto, sicuro. Esatto, sei convinto anche te che faranno qualcosa anche dal punto di vista ma sì, cioè, a maggior ragione, come diceva Moro, come diceva Antonio, giustamente, cioè, chi ha la forza di un ecosistema ha, diciamo, la via spianata, cioè in questo caso parliamo di Google, che c'è il suo ecosistema, soprattutto legato a quelli che sono le piattaforme operative, e iOS, Apple dal canto suo, oltre ad avere il sistema operativo, ha anche i prodotti, quindi ha messo già un iPhone in mano alla gente, ha messo i tablet, ha messo le Apple TV, che sono anche uno strumento su cui potrà focalizzarsi proprio questa cosa, tutta questa il gaming secondo Apple, quindi secondo me veramente ci sono tutte le carte in regola. Però Apple ci ha sempre abituato, ma in tutto, non soltanto in questa occasione, di stare lì come la tigre, no? Che ti osserva, che fa la sua scelta, poi se ne uscirà con il suo. L'ha fatto da sempre, l'ha fatto, se possiamo tornare indietro nel tempo a parlare di iTunes, di quando c'era il mercato dei, cioè ha sempre portato sul mercato quella che è la sua visione di un determinato servizio. Io credo che in questo momento stia
attendendo, ma stia comunque sviluppando, stia realizzando qualche cosa concretamente, vede un po' anche come, come il mercato accetterà poi anche questo tipo di gaming, esatto. Perché comunque è un gaming diverso da quello della classica console, perché parliamo in questo caso di servizi che utilizzano soprattutto lo streaming, quindi non parliamo di acquisto magari fisico del gioco, della cartuccia da mettere nel gioco e poi magari giocare in multiplayer con altri giocatori, qui si parla proprio di giochi anche di una certa potenza che non richiedono a questo punto un hardware, perché va tutto in streaming, quindi magari non richiedono un hardware potente, nel senso che potremo giocarlo soltanto se abbiamo un display e un'ottima connessione, quindi già quello ci potrà permettere di giocare a dei titoli importanti senza avere un hardware potentissimo nelle nostre mani. Per questo Google, avendo anche appunto gli smartphone dalla sua, secondo me vorrà portare questa filosofia di gioco il prima possibile su smartphone. Sì. Allora, sì. Prima di cominciare col primo servizio, volevo sentire, tra l'altro mi facevano presente che non ti ho presentato, Alessio, mi scuso personalmente, sì. Ti devo presentare con qualche carica speciale o basta, no, Alessio? Ti cito un bellissimo commento che ho letto in chat, che è oggi doppia dose di Pianesani, cortocircuito e Living Neverland, in televisione, per chissà cos'è Living Neverland. Ma perché è passato su di te, pensavo fosse su Michael Jackson, invece non sapevo questa cosa. Una grande gang. Allora, volevo sentire, prima di lanciare il primo servizio, ragazzi, proprio chiedervi personalmente, sei curioso, cioè sei eccitato o hai un po' preoccupazione? Perché abbiamo sempre quelle preoccupazioni a GDC, noi arriviamo alla GDC convinti che usciranno delle cannonate e poi finisce la GDC e non è uscito un cazzo, oppure è uscita tutta roba molto al di sotto delle nostre aspettative. Stavolta come senti la frizzantezza nell'aria? Inizialmente, quando era stato annunciato questo keynote di Google, il mio hype era vicino allo zero cosmico proprio, perché mi aspettavo la solita roba inutile. Insomma, la presentazione è più pompata come idea che non poi effettivamente nelle tematiche, nella ciccia. Nei giorni, però, ragionandoci anche sopra, confrontandovi, effettivamente, insomma, hanno cercato veramente di pomparla tantissimo, no? Di renderla un po' la GDC di Google, effettivamente sì. Questa, sì. Prendendosi in toto una conferenza, almeno in termini di risonanza, e credo che invece forse probabilmente potremmo essere un po' sorpresi. Speriamo. Sono uno di quelli che pensa assolutamente, o meglio spera più che altro, che presentino una piattaforma che non abbia nulla a che vedere con l'hardware, se non il pad da comprare, come diceva prima Anto, e al massimo una roba stile Chromecast, sì. Che è piccolissimo, sì. Da collegare alle periferiche con poi come a livello di interazione con il pad, quella sarebbe la prima vera grande rivoluzione, sì. In termini di cloud gaming, sono anni, io sono uno di quelli che da anni continuo a dire che il futuro è cloud, perché sì. C'è poco da fare, con buona pace di tutti quelli che si lamentano per il discorso della latenza, certo, delle sì. connessioni, sì, delle sì. infrastrutture, del fatto che in Italia siamo il sesto mondo, non il terzo, quando poi in realtà, se vogliamo fare un discorso un po' più pratico, vero, tangibile, non è questo problema, non esiste solo in Italia, cioè se vai in America, vai in Kentucky, ma pure a Los Angeles, sì, anche Los Angeles, guarda, dipende dove sei, la connessione la devi non pagare, la paghi cara, esatto, la connessione. Quindi, e fa spesso cagare, esatto. Aggiungiamo anche a Los Angeles, e l'Italia non è esattamente lo stesso paese di 5 anni fa in termini di infrastrutture, sì, sì, e in termini di connessioni internet, quello è il futuro, e sì, è vero, sarà un problema per chi non ha una connessione di internet, si spera che questa cosa possa migliorare sempre di più col tempo. Vai, che poi voglio lanciare il primo servizio. Avevo fatto una riflessione oggi a pranzo proprio con Emanuele. Dobbiamo per forza sentirla? Sì, okay. Perché è una domanda che pongo. Okay. Nel 2019 siamo in un'epoca in cui qualsiasi, soprattutto in ambito di telefonia, è praticamente impossibile tenere un segreto riguardo al form factor, alla... Stavo pensando, guarda, ti interrompo perché stavo pensando esattamente la stessa cosa, invidio questa cosa, cioè nel senso che io tutte le ultime conferenze a cui ho assistito sapevo già tutto, questa è la prima volta che non so niente. Però la mia provocazione, ma perché è non c'è hardware? Esatto, non c'è hardware. Questa non è la cartina tornasole del fatto che non ci sia hardware, perché altrimenti significherebbe che tant'è ci sono che il controller delle aziende invece in Cina che stanno lavorando. Sì, ci può stare. Il controller che era poi disegnato su un era un mock-up fatto da un artista, basato da un brevetto.
che non significa nulla, nulla, perché cioè, i brevetti non disegni cioè, mai. L'impressione, l'impressione la tendenza sembra che non ci sia nessun possibile. Allora, io vi ma interrompo. No, ma tu gli sembra, non c'è nessun hardware. Allora, io vi interrompo in questo dibattito meraviglioso perché? Perché abbiamo questi servizi. Allora, il primo che volevo lanciare in realtà si sgancia leggerissimamente dal discorso di Google, come cazzo si chiamerà, Google Console, Google Streaming o quello che sarà, perché c'è un servizio che hanno preparato i ragazzi Umberto e Vincenzo, che sono sul posto, sono a San Francisco, che funge un pochettino da antipasto a quello che sarà la copertura che arriverà anche nei prossimi giorni, perché sottolineo che questo di nuovo è solo l'inizio, perché poi in realtà domani, dopodomani faremo tantissimo copertura riguardante proprio la GDC di San Francisco, quindi sentiamo dalle loro parole lì al Convention Center di San Francisco, chiacchierano qualche minuto per capire un pochettino cosa ci possiamo aspettare in generale dall'edizione della GDC di quest'anno. GDC 2019 vince anche quest'anno, anche questo marzo ci troviamo a San Francisco per una nuova Game Developer Conference, non mi ricordo... Esatto, stranamente rispetto agli ultimi anni che erano stati un pochino una tristezza, quest'anno ci sono moltissime novità. La prima, la più importante e soprattutto quella più vicina rispetto a quando il video verrà pubblicato è la conferenza Google, durante la quale insomma ne abbiamo già parlato in diversi articoli, diversi video e diverse live, ma insomma dovrebbe annunciare Google la sua nuova piattaforma di gioco in streaming, che da quello che abbiamo visto qua alla GDC molto probabilmente verrà accompagnata da un qualche tipo di hardware, perché appena fuori dalla fiera sono state messe alcune teche con alcuni hardware molto più o meno importanti della storia dei videogiochi, e poi c'è una teca con scritto coming soon, quindi probabilmente verrà presto riempita dall'hardware presentato e da tra Google. Tra l'altro, vabbè, magari qualcuno di voi lo ha già letto online, abbiamo già pubblicato le notizie su multiplayer, ma qui al piano subito sotto ci sono delle teche vuote, c'è una postazione, un'area dedicata a Google dove si vede questo logo nuovo legato probabilmente quindi a questo punto al progetto, e ci sono delle teche vuote che domani saranno riempite con qualcosa, diamo per scontato a questo punto che sia un hardware. Sì, un qualche tipo di hardware, poi insomma bisognerà un attimino capire se si tratterà di una console un po' più classica con un hardware dedicato all'elaborazione dei giochi all'interno, oppure semplicemente qualcosa che ti permetterà di attaccarlo alla TV, al computer, a quello che è, e permettere insomma di giocare in streaming sulla piattaforma Google. Comunque lo scopriremo prestissimo. Non è però Google l'unico highlight della fiera, perché avremo sicuramente almeno anche una presentazione da parte di Microsoft e Xbox su quello che potrebbe essere il loro progetto legato allo streaming. Ci sarà anche qualcosina, sempre per restare sullo streaming, di Intel, di cui parleremo nei prossimi giorni. Abbiamo un appuntamento con Oculus, che in realtà abbiamo già fatto, non possiamo ancora dire cosa siamo andati a vedere, però insomma seguiteci perché nei prossimi giorni ci saranno delle novità molto importanti anche per quanto riguarda Oculus. Abbiamo un po' di novità, insomma, si è rumoreggiato, faccio un esempio, poi magari tu aggiungi qualcos'altro che ti viene in mente, il nuovo Vampire sviluppato da Paradox. Ormai sembra essere sempre più evidente, diciamo, hanno pubblicato dei concept art che vanno in quella direzione lì, quindi lo scopriremo alla GDC, immagino. Sì, corretto, noi abbiamo un appuntamento con Paradox, non ci hanno detto esattamente di cosa si tratta, però insomma se mettiamo insieme i puntini più o meno andiamo ovviamente da quella parte. Abbiamo l'ID at Xbox, il solito showcase che Microsoft dedica proprio qui a San Francisco, qua alla GDC, al suo catalogo di indie developers. Ed è sempre legato al discorso Microsoft, c'è un talk legato a Xbox Live, di cui è stata tolta la parte della descrizione, ma è quel famoso talk secondo cui Xbox Live arriverà su altre piattaforme, tra cui Nintendo Switch. Ora, dovremo capire, in questi giorni con questo talk, dovremo capire se effettivamente è così, se è stato un errore, e in che forma arriva questa collaborazione tra Microsoft e Nintendo, vediamo un po'. Sì, esatto, come al solito, come molto spesso negli ultimi anni, Microsoft qui è assoluta protagonista se prendiamo le tre grandi piattaforme di gioco, perché Sony sarà presente soltanto sullo show floor, quindi da mercoledì. Di solito lo stand Sony ha comunque delle cose interessanti da far vedere, ma è pur sempre una presenza con uno stand, quindi vi faremo sapere qualora ci fossero delle demo carine. Nintendo non è presente, ci sono forse alcuni talk presentati da Nintendo, ma non ha annunci, non ha appuntamenti a porte chiuse. Quest'anno meno degli altri anni, perché negli anni passati abbiamo visto talk dedicati a Zelda, dedicati a Splatoon, ARMS. Quest'anno no, quest'anno invece non è presente. E
abbiamo un po' di appuntamenti per dei giochi interessanti, sempre nell'ambito degli indie. Abbiamo provato da pochissimo questo Stella, che sembra un po' West Stella in milanese. Però... Stella con una L, sì. Stella con una L, un indie... È molto carino, mi sembra che ti sia piaciuto, tra l'altro. Sì, è un cinematic platformer, come mi insegni in inglese, sulla falsariga di Inside Limbo, quindi questi platform 2D molto d'atmosfera, molto cinematografici, interessante da quel punto di vista. E sto cercando di ricordarmi se c'è altro, cioè c'è molto altro, ma come cosa davvero importante cosa ci si è lasciati indietro? Forse più o meno questo. C'è qualche appuntamento a porte chiuse che non possiamo dire, che però scoprirete nei prossimi giorni, anche di nomi abbastanza importanti. Comunque ne approfittiamo anche per ricordarvi il coverage che faremo, perché io e Umberto siamo qui presenti fisicamente alla GDC, proveremo le demo, oltretutto c'è tutto lo show floor con le varie parti dedicate agli indie, insomma... anche giochi molto interessanti, e faremo coverage dei vari panel più interessanti. Ovviamente Google lo copriremo al 300%, ma allo stesso tempo, come abbiamo fatto negli anni passati, ci sarà il supporto dei ragazzi dalla redazione di Terni, che faranno live anzitutto nella giornata di domani, a partire, dovrebbero andare live dalle 17:30, comunque la conferenza Google è alle 18, per commentare in italiano live la conferenza Google, che dovrebbe essere appunto, diciamo, l'appuntamento più importante dell'evento. Dopodiché mercoledì e giovedì, a partire dalle 16 fino alle 18, ci saranno 2 ore di cortocircuito speciale in cui si discuterà, si chiacchierà, diciamo, delle ultime novità con collegamento da qui, da San Francisco. E direi, insomma, che questa più o meno come panoramica generale. Poi appunto man mano, giorno dopo giorno, vi informeremo, troverete articoli, troverete video, troverete le live. Seguite la GDC 2019 con noi, perché per una volta potrebbe essere un appuntamento interessante. Ciao. Allora, dopo questo lunghissimo excursus su quello che ci possiamo aspettare quest'anno, vi ricordo per la 100ª volta, sia domani, mercoledì, sia giovedì, dalle 16 alle 18, forse domani qualcosa più lungo, dobbiamo discutere con Emanuele, perché domani c'è anche la conferenza Nintendo di mezzo, conferenza sui titoli indie, sui indies, però diciamo tendenzialmente almeno 2 ore domani e giovedì parleremo di GDC in modo specifico proprio durante il cortocircuito. Qui invece ritorniamo un attimino a chiacchierare di quello che ci possiamo aspettare a questa conferenza, che partirà fra una mezz'oretta. Anto Moro, prima nel fuori onda chiacchieravi che hai fatto parte del Dipartimento Risorse Umane di Google. Ci vuoi raccontare qualcosa sulle assunzioni recenti, mi dicevi, nel fuori onda? No, semplicemente dicevo che se si va a guardare un po' le ultime assunzioni di Google si capisce molto di quello che stanno facendo. Mi sono segnato i nomi perché ho una memoria pessima. Hanno assunto nell'ultimo anno, negli ultimi 3-4 mesi più o meno, Phil Harrison, che è il vecchio dirigente sia di Sony che di Microsoft, esatto, legato al gaming, ma anche di Gaikai. Era nel consiglio di amministrazione di Gaikai, per chi non lo sapesse. Gaikai era la società di Dave Perry, esatto, che è stata la prima a fare, no, lo streaming del gaming, troppo presto probabilmente, però buon per Dave Perry, che l'ha venduta a un sacco di soldi. Che se non sbaglio è diventata proprio l'ossatura di PlayStation Now, tra l'altro. Di PlayStation Now, esattamente, infatti è stata venuta Sony, esatto. Gaikai. Jack Buser, che lavorava nella streaming unit di Sony, per dirne un'altra. Richard Marx, invece, che lavorava all'hardware di Sony legato al Move e PSVR. E anche qui ci sarebbe un gancio interessante che, se vuoi, facciamo più tardi, che è legato alla realtà virtuale. Sì. Che è un altro argomento molto interessante legato allo streaming gaming, perché risolve molti problemi che ha adesso la realtà virtuale, in particolare la potenza di calcolo. E per ultima voglio dire anche Jade Raymond, quella gran bella figa di Jade Raymond, che dovrebbe seguire i rapporti di Google con gli sviluppatori. Sì. Anche qui c'è un altro risvolto interessante che riguarda proprio, ok, abbiamo deciso, o perlomeno siamo più o meno tutti d'accordo, che non sarà una console, sarà un servizio di streaming, probabilmente in abbonamento, dico io a $10 al mese, tutto incluso, la butto lì, non credo di sbagliare di molto. Avrà incluso un controller, e qui
ci ricolleghiamo a quello che dicevo su Richard Marx, avrà incluso un controller che dovrebbe anche, si sa, insomma, si sa già da vari brevetti, far ricevere ai giocatori le notifiche e sfruttare un po' tutto quanto il sistema di notifiche in modo tale che anche se non è, insomma, attaccato, no, o acceso, vi dice comunque c'è un, ci sono giocatori online o robe simili. E cosa stavo dicendo? I giochi, l'unica cosa davvero importante di tutto questo, perché mentre il fatto che sia un servizio di streaming di gaming non è affatto una novità, il fatto che sia tutto incluso a $10 non è affatto una novità, perché dovrei scegliere il servizio di Google e non quello di Sony o quello di Microsoft o quello di Mr. X che arriverà domani, quello di Apple che arriverà dopodomani? L'unico motivo sono le esclusive. E le esclusive si fanno lavorando insieme agli sviluppatori, e qui quella gran bella figa di Jay Draymond dovrebbe fare, speriamo, la differenza. Esatto. Ci sarà, tra l'altro, oggi durante la conferenza dovrebbero esserci dei rappresentanti anche di Ubisoft e di ID, che sono lì non certo a dire che ci sarà anche Assassin's Creed come stanno scrivendo tutti quanti. Non ci credo che sta minchiata qua non ci sarà Assassin's Creed, o perlomeno sì, ci sarà Assassin's Creed, ma io voglio proprio sperare che ci sarà una nuova IP di Ubisoft su questo. Semplicemente secondo me io ti dico questo, guarderà col parco titoli, impossibile che sviluppino roba in esclusiva. Allora, guarda, su questo discorso dei giochi ci ritorniamo dopo in finale, perché abbiamo un'esclusiva di qualche allora, tipo su questo. Aspetta, non lo vendono a nessuno. Ti dico, su questa cosa ci ritorniamo verso il finale, perché abbiamo un bel servizio. Tu hai fatto una perfetta, una splendida sintesi su quello che, cioè, su tutte le commissioni videogiochi in modo forte, insomma, tutte le commissioni di persone che hanno ruotato intorno al mercato videogiochi. Abbiamo poi un servizio dedicato che ha preparato Giordano, quindi poi ne discutiamo. Però lo terrei un attimo in stand by, perché per quanto interessante, secondo me ci sono delle cose che diventano un pochettino complesse. Tu dai già per scontato l'abbonamento tutto in soluzione unica, dai per scontato l'esclusiva, sono cose molto interessanti. Ci torniamo un pochettino più avanti, perché volevo approfittare per ritornare un pochettino più sul servizio in generale, perché stiamo dando, mi sembra, tutti per scontato che sarà uno streaming, mi sembra ormai. Non ci sarà un pezzo hardware fisico, se non al massimo il Chromecast nuovo, che poi probabilmente sarà semplicemente l'app aggiornata scaricabile col Chromecast. Poi invece prenderemo un'inculata incredibile, esatto. Se leviamo il joypad, no. Si vocifera, ci sono una serie di indiscrezioni che parlano di semplicemente Chrome, cioè tu ovunque avrai Chrome potrai far partire questo servizio in streaming, perché sarà addirittura implementato all'interno di Chrome, visto che ci sono state un paio di rivelazioni, di trovate da parte di programmatori che hanno visto che dentro Chrome è stato implementato il supporto nativo per i pad delle attuali console sul mercato: Switch, i Joy-Con di Switch, il DualShock di PlayStation e il controller di Xbox. Quindi come se fossero compatibili immediatamente direttamente con Chrome, che si interfaccia proprio Chrome, con addirittura la mappatura dei tasti e tutto. Quindi una roba del tipo: basta che hai Chrome, tu lì dentro apri in qualche modo il servizio, un po' come succede con Netflix, perché è vero che Netflix lo puoi vedere con l'app dedicata, ma per esempio sul PC lo vedi aprendo semplicemente il browser. Quindi una roba del genere che diventerebbe poi compatibile con qualsiasi cosa. Ecco, uno scenario del genere, Monaco, chiedo a te, Anto 1, lo trovi interessante anche da un punto di vista, noi dicevamo prima nel fuori onda, dal punto di vista dell'estensione, per esempio, del 5G, cioè addirittura che Google sia quasi più orientata agli smartphone, ancor prima che l'utenza casalinga tradizionale con il monitor o il TV da per giocare? Secondo me Google punta proprio a quello, cioè nel senso, secondo me punta soprattutto a catturare quello che il giocatore che ha un telefono in mano, cioè perché difficile prevedere appunto l'attacco a chi è abituato ad utilizzare le console, queste cose qui. Cioè Google ha la fortuna di aver messo in mano a tantissimi milioni di persone uno smartphone col suo sistema operativo. Quello che non hanno questi smartphone, hanno tutti quanti la connettività, perché alla base di ogni smartphone ormai, dall'entry level fino al top di gamma, hanno tutti quanti connettività 4G+. Quello che non hanno è l'hardware in grado di supportare la possibilità di far girare dei giochi importanti direttamente sfruttando l'hardware dello smartphone in sé. Quindi in tutto questo appunto si inserisce questa ipotesi di questo servizio, che comunque dovrebbe permettere proprio
questo, il fatto di non avere un hardware importante a disposizione, ma di poter giocare comunque a dei titoli importanti. La connessione ormai abbiamo visto che si è diffusa tantissimo, il 5G assolutamente ne parliamo, anche se sul 5G poi andrebbe fatto tutta una discussione, certo. Perché sì, siamo tornati al Mobile World Congress con una capa tanta di 5G, di tante belle cose, però secondo me il 5G noi probabilmente esseri no, non credo due anni proprio, due anni per vederlo secondo me proprio una diffusione molto molto capillare, però secondo me ci vorrà quantomeno un anno, cioè perché manca a parte l'infrastruttura che è ancora molto molto limitata, ma anche gli smartphone, stiamo vedendo che comunque tutti gli smartphone che stanno presentando, pensiamo soltanto ai Galaxy S10, su quattro prodotti che sono stati presentati, S10e, l'S10 normale, l'S10 Plus, ce n'è uno soltanto che è 5G, che non si sa quando e se arriverà. Huawei dovrebbe arrivare tra non molto con il suo nuovo top di gamma tra qualche giorno, andrò a Parigi inizio settimana prossima, dovrebbe presenterà il P30, si sa già, ma non sarà secondo me 5G, almeno questo. Quindi vabbè, almeno una generazione, ci vuole almeno una generazione. Sì, appunto, quindi in questo momento tutti gli smartphone top che stanno uscendo in questo momento ancora non sono 5G, quindi appunto, se non ci sono ancora sui top, immagina quando un utente con un medio di gamma entri, oppure un medio basso di gamma di uscita a fruire di queste cose, quindi secondo me bisogna... Già il 4G, 4G Plus dovrebbe permettere di fruire al meglio di una cosa del genere. L'unica cosa in questo caso è la latenza che frega un pochettino, perché diciamo che proprio il 5G ci viene incontro non tanto per la velocità di punta che riesce ad aggiungere, quanto per la latenza bassissima. Quindi se dobbiamo giocare ad un titolo in cloud, in streaming, abbiamo bisogno che nel momento in cui premiamo un tasto ci sia subito la risposta, cioè non possiamo aspettare che, nemmeno un millisecondo in più certe volte. E quindi questo è, cioè comunque è... Ok, allora io voglio approfittare di te Alessio, perché il discorso che aveva fatto Moro, vorrei spezzare un attimo in due, terrei la parte gaming nel secondo momento, le esclusive, però so che sicuramente te hai una valutazione molto intelligente sul discorso dell'abbonamento, nel senso Anto dà per scontato questo 10 euro, 20, 5, quello che cazzo sarà, però dà per scontato una formula ad abbonamento, quindi una risposta al Game Pass, una risposta al PlayStation Now, anzi per essere più precisi. Lo trovi realistica come valutazione? Cioè immaginarti un parco titoli, che tipo di titoli, cioè quanto nuovi o meno, comunque una formula tutto compreso? Però purtroppo ne avevamo già parlato un cortocircuito precedente. Per questo ti ho coinvolto. È un po' difficile fare previsioni, perché bisogna capire quando hai a che fare con le terze parti, come poter gestire le nuove uscite. Mentre se hai licenze proprietarie, hai first party come Sony o Microsoft, puoi pensare di inserirle come prodotto civetta all'interno di un abbonamento che tratta prodotti che sono già usciti. È un po' difficile far digerire alle compagnie un abbonamento flat abbastanza basso che riesca a redistribuire reddito compatibile, comparabile con quello della vendita del nuovo. Quindi sinceramente, dal punto di vista meramente commerciale, non credo che arrivi Google, ci possono essere rivoluzioni. Sarà difficile avere i titoli day one se non a un premium price di una versione premium dell'abbonamento, come fa Electronic Arts con Origin. Esatto, è impossibile, perché devi andare a scardinare talmente tanti accordi, talmente tante dinamiche che sono perfettamente radicate, ci vorranno anni per arrivare a una cosa del genere, quello che ha fatto Netflix in molto molto tempo, che non è capace di fare Netflix per quanto riguarda i prodotti di terze parti. Infatti la finestra cinematografica al cinema e in digitale sono ancora qualcosa di insormontabile anche per Netflix, che addirittura ha dovuto farlo solo per se stessa, vedi Roma e altre piccole esperienze. Quindi sinceramente sono scettico da questo punto di vista rispetto a quello che ha detto Antonio. Avranno loro giochi, altrimenti è impossibile. Non hanno team di sviluppo allo stato attuale. Convinto che tireranno fuori 75. Cioè i team di sviluppo sono una cosa complessa, Antonio. Cioè guarda Xbox, secondo me non è. Se l'hai dovuti andare a comprare quest'anno, cioè, e ha fatto la nuova. Ti stanno presentando il nulla cosmico. Stanno presentando il servizio, la piattaforma totale. A cui nessuno si abbonerà, perché allora l'ennesimo servizio streaming con gli stessi giochi che hanno tutti gli altri, perché mai mi dovrei abbonare al servizio perché Google? Perché lo giochi dappertutto, nessuno ma anche gli altri ormai li giochi dappertutto. Beh no, non è vero, chi sono gli altri? PlayStation Now che è arrivato adesso, ma è il catalogo più brutto dell'umanità. Parlavo prima, anche Apple sta facendo la stessa roba, stanno tutti facendo quello, perché chiaramente grazie allo streaming si può andare sul multi device eccetera eccetera, e l'unica cosa che cambia tra un catalogo e l'altro sono proprio le esclusive.
esclusive. Questo sto dicendo. Non sto dicendo che oggi presentano 10 IP nuove, è ovvio che non possono farlo. Sto dicendo però che lavoreranno insieme agli sviluppatori e faranno delle esclusive. È l'unico modo per vendere questo servizio. Altrimenti, veramente parliamo del nulla cosmico. Non serve sta roba. Scusami, posso ribattere perché sì, non stiamo facendo la campagna politica. Sì, voglio semplicemente dire che non è il nulla cosmico. Allo stato attuale, se oggi io voglio giocare a un parco titoli completo al netto delle esclusive Sony, non esiste Microsoft, nulla. Esatto, non esiste nulla. Se la tecnologia regge già di per sé stesso, vale il prezzo del biglietto. Pure per me non esiste. Non se io voglio di contenuto ulteriore. Se oggi voglio andare sulla super nicchia, voglio giocare XCOM 2 sul mio cazzo di cellulare o su un qualsiasi PC o dappertutto, non lo posso fare perché non ho servizio che lo permette. E vado sulla super massa. Se io oggi voglio giocare Anthem da qualche cazzo di parte, non me lo posso permettere perché a meno che non mi sono abbonato a Access Premier o non lo sono andato a comprare in negozio. Comunque non ci puoi giocare e non ci posso giocare col cellulare. Quindi secondo voi l'unico valore aggiunto è il streaming? Allo stato attuale è rivoluzionario. No, secondo me il valore aggiunto può essere anche il discorso di avere subito accesso ad un parco titoli importante. Cioè, io da padre so benissimo che quando mio figlio compra una console nuova, prima di dargli un parco titoli abbastanza importante, dovrei spendere una cifra abbastanza importante. Quindi avere comunque la possibilità di avere con un abbonamento mensile l'accesso a 100 titoli, 10, 20 titoli, già per dirti, cioè per me già anche 20 titoli, dire ok, io con 10 euro ho 10 titoli, 20 titoli a cui posso giocare sempre dove voglio, come voglio, indipendentemente dalla macchina che possiedi, è un ottimo valore aggiunto, secondo me, lo dico da C'è anche il servizio di Nvidia assolutamente, ma ne arriveranno altri. Probabilmente arriverà. Poi questa è la mia opinione. Certo, ma ci sta. Secondo me devono mettere anche altro, altrimenti è solamente un ennesimo servizio di streaming che oggi ha il piccolo vantaggio di avere un solo competitor che è Nvidia. Non ha la base installata di Nvidia, Chrome ovunque. Non è neanche fuori dalla beta. Di cosa parliamo? Comunque questo, per il momento. Gira su tutti quanti i PC. Sì, ma c'è quello è ancora in beta e addirittura continua ancora a rimbalzare il fatto se la versione finale funzionerà o meno su computer che non hanno schede Nvidia. Cioè è un po' differente quel concetto là. Si vocifera anche Intel che arriverà con la stessa formula, però anche lì magari Intel te lo lega al processore, quindi già sono esclusi tutti gli smartphone, sono escluse le console. Cioè se è una roba che gira su Chrome, veramente tu potresti concettualmente farlo girare su qualsiasi device che comunque cercando. Google secondo me vuole arrivare sugli smartphone, fa differenza sugli smartphone roba, lì che vuole arrivare, esatto, non è una quello che abbiamo tutti in mano. Volevo infatti chiedere invece a te, Emma, perché un altro rumor che vedevo rimbalzare tanto, tra l'altro probabilmente il servizio generale su, lo dico per la regia, il servizio generale su questo, su Project Google, Project Streaming, lo facciamo saltare, passiamo direttamente poi al servizio di Floriana, di Giordana. Stavo dicendo, secondo te, perché ho visto un paio di lettori mi hanno scritto in modo molto interessante su Instagram, che per loro la parte che sarebbe dirompente è quello che sta cercando, ha detto bene Antonio, di fare Nvidia, cioè un servizio che pesca dalle tue librerie, quindi da quello che tu già possiedi, che sia su PlayStation Store, che sia su Steam, e quella roba te la fa girare in streaming con un piccolo sovrapprezzo. Oppure se tu vuoi ti compri il prodotto tramite il loro servizio. Questo per te potrebbe essere una strada percorribile, potrebbe essere una cosa differente, o per te non cambia un cazzo perché tanto, cioè, vuoi avere il servizio Google, punto. Allora, se è vero che ormai più o meno tutti, a parte Sony che fa sempre un discorso a sé stante, stiano cominciando effettivamente ad unirsi, poi vedremo tra l'altro se domani verrà fuori davvero questo incrocio Microsoft-Nintendo, che sarebbe fighissimo, che sarebbe veramente una bomba in termini di mercato. Anche su questo, parlando l'altro giorno con più persone, stavamo ragionando su questa possibilità. Secondo me l'idea di unire il servizio Google alla possibilità di andare a attingere alla tua libreria Steam, se veramente buttano fuori una roba del genere, quella è proprio che la rivoluzione. Attualmente Nvidia funziona così, attualmente. Sì, però applicato a questo ecosistema Google, che dovrebbe, almeno sulla carta, essere gigantesco e funzionale, lì proprio fanno crollare qualsiasi cosa. Cioè, l'idea che io entro dentro casa, oppure vado a casa di qualcuno, oppure sto in una camera d'albergo col televisore della stanza, tiro fuori il mio pad Google,
comando vocale e richiamo la mia libreria di Steam e lancio una cosa dalla mia libreria di Steam, ah, cioè, lì proprio c'è, ma in questo è mondo, la fantascienza, in questo totale. Mondo di fantascienza, cioè, chi dovrebbe, i giochi Nvidia Sony già fa così, per sì sì, però, però in Sony e Microsoft che hai messo nell'equazione, infatti adesso sono cioè, chi farebbe chi farebbe girare quei infatti, giochi dove girerebbero, beh, non vuol dire girano a se casa tu fa, cioè, se tu fai un'infrastruttura solitamente è un mega computer che fa girare tutto un certo numero di istanze di macchine virtuali, ma scusami tu, ma come fai, cioè, mentre lo dici non capisci che è una stronzata che Microsoft, che c'ha progetto xCloud, mette a disposizione di Google allora, i prodotti, le IP e i videogiochi per fargli fare è un problema se facciamo delle ipotesi. Vabbè, so, però allora sinceramente diciamo perché lo dovrebbe fare Steam volo, allora? Perché lo dovrebbe fare Steam allora? Perché lo fa Steam con Nvidia? Se tanto ha già tutta la sua infrastruttura per lo streaming interno. Perché avrà una collaborazione particolare. Magari Google paga. Magari Google paga. Secondo me diventa insostenibile economicamente. Vediamo. Se esiste il modo di scardinare una roba del genere. Allora, Microsoft che si presti a una roba del genere è impossibile da mio punto di vista. Comunque c'era qualcuno prima, giustamente in chat, ormai un po' di minuti fa, che diceva: con questo futuro però non potremo più dire scaffale. No, esatto. Beh, dovremmo trasformarlo tipo in libreria digitale. Esatto, è bruttissimo. Se ci sta, effettivamente, esatto. Tutto il concetto dello scaffale, ma diventa labile anche il concetto mio al day one e tutto il resto. Sì, diventa sì, tutta quella roba lì. Allora, io una cosa sola volevo aggiungere sulla questione dell'abbonamento. Credo che sia plausibile il fatto che loro facciano due tipologie di abbonamento. Uno che ha a che vedere con sicuramente un parco titoli ampio, ma che non comprende tutte quanti i grossi AAA o comunque le robe in uscita, quindi al day one, e un altro un po' più costoso che invece comprende per giocatori. Sì, chiaramente tutto quello che ha a che vedere con quei publisher con cui loro si sono già accordati. Poi vedremo. Ne approfitto allora per lanciare il servizio di Giordana, servizio che fondamentalmente ripete quello che ha detto prima Moro, quindi un po' quelle che sono le software house già confermate, che in qualche modo saranno presenti durante questa conferenza o subito dopo in alcuni panel, più una serie di ipotesi. Sentiamo questo servizio, poi rientriamo per qualche altro minuto di commento e poi ci prepariamo alla conferenza. Manca poco per scoprire cosa mostrerà Google durante il keynote della Game Developers Conference. La curiosità di certo non manca e ad alzare l'asticella delle aspettative ci sono numerosi elementi, a cominciare dalla recente assunzione di Jade Raymond come nuovo vicepresidente. La presenza di una figura così nota nel settore che secondo alcune indiscrezioni potrebbe persino presentare l'evento fa pensare a grandi progetti per il futuro di Google in ambito gaming. Raymond ha maturato un'importante esperienza lavorando in Sony, Ubisoft ed Electronic Arts, ha contribuito alla creazione di titoli come Assassin's Creed 2, Watch Dogs e Tom Clancy's Splinter Cell Blacklist per l'azienda francese. Ha creato il suo team Motive Studios una volta entrata in EA, ora affidato a Samantha Ryan. Raymond è solo l'ultimo di alcuni nomi altisonanti che si sono uniti a Google, visto che già nel gennaio 2018 Phil Harrison, veterano con 15 anni di carriera in Sony, seguiti da posizioni in Atari e Microsoft, è entrato nell'azienda di Mountain View come General Manager presso la sede californiana. Nomi importanti sono stati invitati anche a prendere parte agli incontri che si terranno dopo la conferenza, segno che Google ha stabilito contatti con molti sviluppatori. ID Software e Ubisoft hanno confermato subito la loro partecipazione. Lo sviluppatore di Doom si presenta un po' a sorpresa, mentre l'accordo con la casa francese era in parte stato già anticipato lo scorso autunno, quando una manciata di utenti statunitensi aveva potuto testare Google Stream giocando ad Assassin's Creed Odyssey in una scheda del browser Chrome. Lo scopo del servizio è sostanzialmente quello di lasciare la riproduzione dei giochi alle macchine dei server Google, come accade già con Nvidia GeForce Now, restituendo al giocatore un'esperienza dall'ottima qualità grafica, godibile anche su dispositivi non aggiornati o sprovvisti di possenti schede grafiche. Forse è proprio a questo proposito che la presenza di ID Software può essere cruciale. Il team texano ha sempre creato giochi dal gameplay concitato, ma che garantissero al tempo stesso prestazioni tecniche invidiabili. Forse Google vuole usare Doom proprio come banco di prova per dimostrare la bontà del suo servizio streaming. Altri team che hanno aderito all'invito di Google sono Bandai Namco e Crystal Dynamics, mentre tra le personalità di spicco figurano Amy Hennig, ex sceneggiatrice di Uncharted, e Ralph Koster, game designer di Ultima Online. Nel campo delle ipotesi figura invece Nintendo. Il 14 marzo l'esperto Owen Williams aveva portato all'attenzione del pubblico l'aggiunta del supporto a Chrome per i Joy-Con di Switch.
Non sono seguite dichiarazioni ufficiali né da parte di Google né dalla casa di Kyoto, ma questa novità potrebbe lasciare intendere un possibile supporto diretto ai giochi Nintendo. Anche Electronic Arts, infine, potrebbe prendere parte alla festa. Nel teaser trailer di pochi giorni fa venivano infatti mostrati diversi scenari, tra cui il corridoio di un campo da calcio. Difficile non pensare a FIFA, visto che al momento si tratta del calcistico più popolare sul mercato. Scopriremo cosa bolle in pentola in casa Google tra poco. Per non perdervi nessun aggiornamento, vi invitiamo ad iscrivervi al nostro canale YouTube, attivare la campanella delle notifiche e seguire la nostra copertura dedicata alla GDC 2019 sulle pagine di multiplayer.it. Rientriamo subito a bomba perché abbiamo veramente 6 minuti prima di salutare i due Antoni. Allora, mi riaggancio alla provocazione, chiamiamola, di Moro, cioè ci devono essere le esclusive. Siete d'accordo voi due qui in studio? Ci devono essere le esclusive, altrimenti il servizio non vale un cazzo? Onestamente non del tutto. Credo che le esclusive ancora valgano parecchio nel mondo dei videogiochi. Non sono d'accordo con chi dice che siccome le esclusive non sono quei titoli che vendono 70 milioni di copie, allora non contano nulla, perché in realtà, soprattutto in termini di presa sul pubblico, sì, di quella nicchia di giocatori molto molto hardcore, sono importantissime e poi sono quelle che portano in alto il nome delle console. Però su un servizio di questo tipo dubito che loro punteranno sull'avere 15 esclusive, e non parlo di 15 esclusive adesso, cioè, ma stanno effettivamente pensando, lavorando e parlando con sviluppatori per lavorare su tante esclusive, perché credo che puntino più sulla massa. E a quel punto sul discorso massa, poi l'esclusiva si li perde un po' di peso. Io sono d'accordissimo, l'esclusiva è una leva competitiva che è stata utilizzata nel mercato, soprattutto dell'ultimo periodo, perché le console hanno teso ad equipararsi sempre di più. PC scatolati, la competizione si giocava sulle esclusive, sulla qualità del servizio infrastruttura. In questo caso il servizio di per sé è così rivoluzionario che non ne ha bisogno. Se ci saranno nella presentazione, ben vengano, saremo lieti di vedere anche la presentazione, se Ubisoft ne approfitta per presentare Splinter Cell. Ben venga, ci divertiamo tutti quanti, sì, ma sicuramente sul lungo periodo Google, se entrerà a gamba tesa nel mercato del gaming, dovrà in futuro, quando si scontrerà con altre piattaforme equiparate, giocarsela anche come publisher di videogiochi. Ti rispondo, ti aggiungo io, Moro, poi sentiamo ovviamente la tua risposta. Ti aggiungo anche l'elemento che, mentre magari in questo fantascienza in cui vedo una Jade Raymond a capo di un qualche studio interno a Google, magari un titolo te lo tira pure fuori, in stile Oculus Studio, ti dico che non vedo una singola motivazione per cui Ubisoft dovrebbe mettere in piedi un nuovo prodotto che non esce su no, ma non pagheranno mai quella roba, che non esce su PS4, non esce su One e non esce su PC, cioè su una roba che hai 200 milioni di macchine in giro che escludi, cioè quanti soldi ti deve dare Google per convincerti a recuperare un IP vecchio o a fare un IP nuova esclusivamente sul tuo servizio streaming? Con quello che costano poi, cioè, le grosse esclusive adesso, la vedo veramente complessa, molto complessa. Però dimmi la tua, Anto, poi voglio sentire per chiudere anche Monaco. Ma io sono d'accordo con Moro, per favore. Con le occhiaie di Moro o con Moro? Mamma mia. Oh ragazzi, sono tornato ieri sera, scusate per me le mie occhiaie, però sono veramente fritto. Non sono però così tanto fritto da aver detto solamente caffate, insomma. Io rimango convinto che i giochi sono la cosa fondamentale in tutto quello che stiamo per vedere, perché la parte tecnica sarà interessante, sicuramente faranno tutta una prima parte in cui ci racconteranno questa enorme rivoluzione, che rivoluzione non è, perché è una tecnologia piuttosto vecchia in realtà, sì. Però devono per forza, secondo me, ovviamente, includere anche una parte molto importante riservata agli sviluppatori e in parte anche a delle esclusive. Poi è chiaro che se mi rispondete non faranno 20 esclusive, grazie al cazzo, è ovvio che non ne faranno 20. Quello che dico io è che, secondo me, sarà molto importante la parte riservata agli sviluppatori, vedendo sia IP molto famose incluse nel servizio, ovvio, e io voglio sperare anche una o due esclusive particolari fatte da studi che abbiano un senso e non semplicemente giochi a caso. No FIFA nuovo. In più ne dico anche un'altra, sarebbero molto bravi se presentassero anche un loro primo studio di sviluppo, visto che si sa. Quello è possibile, quello si credo. E, insomma, è dove vogliono andare, sì, probabilmente presenteranno anche un loro studio di sviluppo, immagino. Allora, magari
magari con a capo Jade Raymond, così la butto. Allora, Anto, per chiudere, dicevo, non so se volevi aggiungere in proposito, ti lascio con la domandina. Tu non sei un super giocatore, te la guarderai con interesse questa conferenza? Cioè, potrebbe farti cambiare idea in proposito? Ma sì, no, diciamo che comunque io sono sempre, tornando anche alla domanda di prima, sono sempre dell'idea che secondo me la cosa più interessante, almeno appunto per quanto mi riguarda, è l'avere la possibilità di avere un servizio con tanti titoli. Secondo me già questo può essere una cosa molto molto interessante, anche può invogliare secondo me a fare un abbonamento, un po' come la tendenza che stiamo vedendo un po' ovunque con Netflix, con Spotify, con tutti i servizi a contenuti che stanno appunto andando dal singolo, dalla vendita del singolo all'abbonamento tutto incluso, cioè sta accadendo un po' con tutto, quindi secondo me è assolutamente plausibile che anche il gaming rientrerà, e questo secondo me oggi sarà, ci sarà questo inizio in questo tipo, in questa tipologia di abbonamenti, quindi avete la possibilità con una fee mensile di accedere ad un parco titoli eccezionale. Poi che ci siano le esclusive, a me personalmente, lo dico, può anche non interessarmi, ma mi può interessare appunto accedere a tutto. E poi lo guarderò, sì, comunque con curiosità, proprio perché appunto il discorso è questo, che bisogna vedere anche come quello che ci interessa soprattutto a noi, sia su HD Blog che su in modo particolare quello che curo io, che sono gli smartphone. Sono curioso di capire come verranno chiamati in causa appunto gli smartphone, perché il discorso delle console, ok, è una cosa, ma io sono curioso proprio di capire come gli smartphone, quindi quello che abbiamo noi quotidianamente in mano ogni giorno, possa essere coinvolto in questa, in questo progetto di Google. Quindi davvero molto, molto, suscita molta curiosità. Allora, io ne approfitto per ringraziare tantissimo i due Antoni che ci hanno fatto compagnia in questa ora di pre-show, e veramente grazie di cuore a tutti e due, spero di risentirvi quanto prima, magari un commentino, magari anche nei prossimi giorni. E niente, adesso noi salutiamo loro e poi ne approfittiamo per ovviamente iniziare la sicura conferenza. Ciao Anto 1, ciao Anto 2. Ciao, mi ricordo che vabbè, esatto, bravo, te lo stavo dicendo io. C'è vai. Anche lo streaming, seguiamo anche in live noi la conferenza, ovviamente su HD Blog. Esatto, ne approfitto per ricordarvi di nuovo, ovviamente Antonio Monaco, volto storico di HD Blog, e invece Antonio Moro, ovviamente volto storico, persona storica di Lega Nerd. Ciao ragazzi! Ciao a tutti. Allora, noi cominciamo a rientrare qui dentro, adesso dalla regia staccano tutto, passiamo alla conferenza che è già iniziata, ovviamente nel pre-show, naturalmente non è iniziata la conferenza vera e propria. Allora, io ho due o tre indiscrezioni che mi sono arrivate nel frattempo dai ragazzi che sono seduti lì, ripeto, noi abbiamo Francesco, oggi sto di nomi proprio a caso, Umberto e Vincenzo seduti lì in conferenza. Umberto mi ha raccontato che lo scenario, il setting è fighissimo, con tutte, hanno ricreato una sorta di caverna, con tutte queste rocce finte, quindi probabilmente... Se hanno puntato così tanto sull'ambientazione, è sicuro che faranno vedere dei giochi, perché altrimenti non punti così sull'ambientazione. E mi ha invece segnalato adesso Vincenzo, che ha visto chiaramente nel pubblico, seduto accanto a lui, vicino a lui, Yves Guillemot, quindi capo di Ubisoft, Yoshida, che insomma è una persona abbastanza importante, Shuhei Yoshida, c'è anche, mi sottolinea anche, Sven Vinke, io non conosco precisamente la pronuncia, che è, credo, il capo di Larian Studio, quelli di Divinity, di Divinity Original Sin. Uno studiolo. Esatto, che tra l'altro si vocifera da tempo che debba annunciare un titolo nuovo, quindi magari approfitteranno di questa conferenza. Sotto c'è anche un po' di audio, perfetto, sentiamo anche un po' di audio, questo è l'inizio. Assicurati, scusami, regia Jacopo, che sia... in tempo reale, cioè non che stai vedendo uno storico, ma che sia in tempo reale. E niente, quindi allora ragazzi, mancano 3 minuti, così. C'è qualcos'altro che volevate controbattere nell'ultima roba? No, non vi interessa più di tanto, perché per esempio, vai. A parte quell'ultimo simbolo che si stava creando in maniera veramente ambigua, al di là di questo, stavo pensando... facendo un parallelo un po' azzardato con quello che sta accadendo, intanto ho l'audio a un milione, con quello che sta accadendo nel mercato automobilistico, no? Okay. Del passaggio dai motori classici all'elettrico. Sì. Cioè questo paragone azzardato di quello che potrebbe accadere sull'hardware, passaggio tra l'hardware... Ah. Cioè le società tipo Nvidia, Intel, AMD e tutte queste società qua che buttano fuori hardware, e invece l'idea di arrivare al cloud dove non avremo più hardware.
c'è un mezzo problema di mercato in questa cosa? Non lo so, non lo so. Allora, io quel discorso dell'abbonamento, cioè io voglio ridurre anche a quel al dibattito esclusivo, abbonamento studi, che sono fighe, sono cose che hai messo in mezzo Anto, ci stavano. Io l'abbonamento davvero non lo trovo credibile. Secondo me oggi è veramente ancora troppo presto, specie per un quarto incomodo, per quanto possa essere forte, pensare a uno scenario di abbonamento, se non per il servizio. Cioè, che lo appoggiano a tu hai già i tuoi titoli, se paghi 4 euro ti faccio usare lo string per giocarli ovunque. Cioè, l'abbonamento è connaturato all'uso del servizio, non a una libreria già compresa. Se fanno l'abbonamento, io sento subito l'odore di merda di PlayStation Now, cioè di un catalogo, non per i giocatori, un catalogo per la massa, come detto bene prima te, cioè per un pubblico che si deve estendere, che non è quello che vuole giocare a nuovo Assassin's Creed il giorno in cui esce o a The Division 2, ma è quello che magari ogni tanto può farsi una partita a qualcosa, e se qua 4 euro gli dai 1000 giochi di 4 anni, gli dai NBA 2K16 del 2016, gli dai FIFA 17, non è che dici ah cazzo volevo l'ultimissimo. No, ma per me non vai indietro, se è servizio, come io penso in abbonamento, non vai più indietro di 6 mesi con la velocità di invecchiamento dei titoli, quindi non hai l'ultima uscita, ma hai già il catalogo che è già vecchio di 6 mesi, in più i giochi... Ma PlayStation Now è un catalogo vecchio di anni. Lascia perdere PlayStation Now, che oltretutto non ha neanche l'infrastruttura tecnologica. Mi dicono che è iniziata, Jacopo, quindi secondo me non sei allineato, come ti dicevo da prima, non sei in tempo reale, secondo me. Perché ci dicono tutto dappertutto che è già iniziata. Clicca sul pulsantino live. No, devi cliccare sul pulsante live. Fai refresh, ricarica la pagina. Ricarica la pagina. Fantastico, Yak, ingrandisce schermo pieno. No. Stay tuned. Dicevo, con la velocità di invecchiamento dei videogiochi avrai titoli da... Ci dicono dappertutto, ragazzi, che è iniziata. Dappertutto, pure Vincenzo mi ha scritto che è iniziato. Quindi assicurati che stai... No, dico, assicurati che stai sulla live corretta, Yak, nella pagina di Google, per cortesia, perché magari non stai seguendo la pagina di Google corretta di YouTube, magari. E sta dicendo, eh? Che data la velocità di invecchiamento dei titoli, potresti avere tranquillamente titoli dai 4 ai 6 mesi prima, e con l'infrastruttura di Google puoi far girare qualsiasi cosa, e in più i Game as a Service, che hanno in continuità, e quelli non hanno un day one, te li puoi giocare anche tranquillamente dal day one. Quindi se tu c'è di Division 2, per intendo in concreto? Sì, potrebbe tranquillamente esserci. Per me no. Vediamo. Non ha senso arrivare e... Allora, io... Scusami se ti interrompo, ti faccio finire. Volevo approfittarvi di dire una cosa. La conferenza noi la seguiremo, la commenteremo, la tradurremo, cercando ovviamente di essere un po' più invasivi se cominciano a parlare di slide, di vendite, di queste robe qui. Cercheremo di stare zitti se fanno vedere videogiochi, ma terremo sempre le nostre finestre che sporcano la conferenza, perché ci interessa farvi vedere le nostre reazioni, e perché ovviamente tutti i video in altissima risoluzione li troverete su multiplayer praticamente in tempo reale. Quindi seguite con noi la conferenza per vedere anche noi. Scusami Alessio. Dicono partita ora. No, vai. Comunque ho finito quel che volevo dire. Okay. Eccola. Lo scopriremo fra 10 minuti in tutto. Iniziata ufficialmente il keynote di Google a questa GDC 2019. Vediamo se davvero alla fine è stata la cagata o se invece, come si vocifera, dovrebbe essere una roba... Se chiudiamo il segnale tra 5 minuti esatto. Tanto si vocifera una sola ora di durata. Più e più volte ci sono arrivate indiscrezioni di una sola ora di durata, e sarebbe rivoluzionario, perché conferenze da un'ora non si vedono più. Potrebbe da... Potrebbe essere anche un bel segnale, cioè tutto bello accorpato. Adesso ci chiedono se è possibile che presentino lì Slime Swipe. non lo posso dire ancora. Potrebbe essere... Non lo posso dire. One Last Thing, cioè il finale, quello finale, eh? It's magical! Un po' come il Cyberpunk alla fine, come il Cyberpunk alla fine in conferenza Microsoft. Ok, chiaramente la GD Google, quindi almeno qua ci siamo. E la gente applaude sulla GD Google. O di GDC. Simulatore di corridoi. Riparte il teaser in cui si vedevano questi tunnel con in fondo la luce. Scopriremo subito se sono giochi veri o semplicemente ti danno l'idea dell'immaginario videoludico, quindi un po' tutti i generi. Ecco il Battle Royale, ovviamente. Ecco Ori and the Blind Forest. Ecco Halo. No, anzi, questo sembra più Yves Valkyrie. Skyrim. Qua ci vogliamo mettere. Però c'è dell'hype comunque. Sì, beh, c'è dell'hype. Sì, cazzo, ragazzi, finalmente una novità. Finalmente una GDC di rompente. Finalmente una novità nel mercato videogiochi, ragazzi. Potrebbe essere una roba grossa. Eccolo, vediamo un po' che. CEO of Google. CEO di Google.
che non ricordo assolutamente, Sergei, c'era qualcosa? Sergei proprio. Sundar Pichai, che è il CEO, l'amministratore delegato di Google. È passato, beh, bellissimo il posto, indiano a russo in un attimo. No, tra l'altro credo di aver capito male, Umberto, che ha parlato di... No, c'era qualche elemento roccia, c'era qualche elemento roccia, un po' meno di quello che ti senti, sembrava ti avesse, okay, ti avesse descritto. I'm actually not a big gamer, though I do play FIFA 19 quite a bit. Ok, dicono che... Really enjoy how immersive it is. Non ho capito chi è un grande giocatore che ha giocato tantissimo FIFA 19. And for those of you who are wondering what cricket is, it's kind of like baseball. Ah, beh, poi sta parlando del cricket, adesso che cos'è il cricket? Molto interessante. Cricket 2K20. Google makes arguably the most played game on the internet today. It's the Dino Chrome game. Questo dice che è il gioco più giocato in assoluto, che è quello che sta nella schermata di attesa o di errore di Chrome. Sì, quando non hai connessione. Quando non hai connessione. Quindi è il, più il gioco più giocato al mondo. Dino Chrome. Quindi parte anche simpatica, diciamo. Lui dice non è un grandissimo giocatore, ma ha il privilegio di essere in capo a un'azienda, insomma, che vede i giocatori, vede il game molto importante. Perché insomma il viaggio con i computer inizia con i videogiochi. La conferenza serve a lanciare Dino Chrome 2. Esatto, in esclusiva. E vabbè, adesso sta parlando insomma tutto quello che portano i videogiochi, che sono fondamentali per lo sviluppo a tutto tondo, in termini di collaborazione, in termini di creatività, portano avanti la tecnologia. E ha detto che spesso i videogiochi sono stati parte integrante dello sviluppo della loro tecnologia. Se ogni tanto volete sostituirvi a me, non mi dispiace. Parla anche degli avanzamenti dell'intelligenza artificiale, che spesso sono legati ai videogiochi, anche se noi ci lamentiamo sempre dell'intelligenza artificiale. Vi consiglio di vedere questo documentario AlphaGo che vedete alle spalle, è meraviglioso di come l'intelligenza artificiale ha battuto il campione coreano, veramente veramente interessante. Adesso appunto sta parlando di l'intelligenza artificiale utilizzata per match di StarCraft, insomma, basato su dati elaborati da Google. Where we use simulations in gaming like environments to test things that aren't actually possible or safe at scale in the real world. Ah, utilizzano simulazioni di videogiochi per provare robe che attualmente non sono calcolabili nel mondo reale. That vehicles won't normally encounter. And we use it, we learn from it, and actually improve the systems. Per esempio, dice appunto di sistemi, se ho capito bene, di guida automatica che sfruttano proprio robe da videogioco per emulare veicoli incontrati e quindi poi aggiustare l'intelligenza artificiale. Qui stiamo vedendo Assassin's Creed Odyssey, proprio che hanno fatto vedere su Project Stream. All of you are pushing computing and technology forward, and I find that really exciting. At Google, we've always believed that technology should adapt to people, not the other way around. In Google sono pensato che la tecnologia si dovrebbe adattare alle persone, non il contrario. Quindi, probabilmente nessuna console. Chrome 10 anni fa è stato lanciato. E abbiamo pensato che poteva essere più una piattaforma per applicazioni che un semplice browser. Andiamo in quella direzione, eh? Sì, è evidente. Finally, we are making progress towards that goal. In fact, over the past two years, we've been hard at work on game streaming technology. Hanno lavorato duramente su lo streaming e hanno appunto lanciato Project Stream, il test interno. A technical test wasn't the whole view of our ambition. It's probably the worst kept secret in the industry. Sì, dice che è stato il segreto peggio tenuto dell'industry, questo testing. Volevano appunto testare l'abilità di streamare computer, videogiochi con grandissimo impatto grafico su reti con bassa latenza, tutto direttamente dentro il browser Chrome con la connessione internet. And when we say best of Google, it always starts with our cloud and networking infrastructure, our custom server hardware and data centers. Stiamo vedendo i data center di Google. Computing power to more people forza brutta. La forza brutta sono probabilmente gli unici a potersi permettere l'Europa del genere. Amazon forse Azure. Anche Amazon, esatto. Anche Amazon, sì, Amazon. Miles of fiber optic cable. Però sì, Google. Sì, vabbè. 200 nazioni coperte, 19. Che è la differenza fra 19 regioni? Che vuol dire 19 regioni, 58 zone e 200 territori? Non l'ho visto. Chromebooks, Chromecast,
Pixel devices. Adesso sta dicendo tutta la roba dove sta Chrome. That's in addition to all the people playing and watching games across YouTube and Google Play. Senza parlare appunto poi dice anche di tutte le persone che guardano i videogiochi su YouTube, giocano i videogiochi su YouTube come Alessio. Always take the approach that we only succeed when our partners. Chiedono cortesemente in più di alzare o l'audio di lui o di abbassare il nostro. Have earned more than $110 billion. Questo è quanto hanno guadagnato i partner di Google, 110 miliardi di dollari grazie alle infrastrutture negli ultimi 4 anni. Stanno costruendo una piattaforma di gioco per chiunque. Eccolo qui. E quando diciamo per tutti significa per tutti. Cioè ecco. Android, Chrome. O intelligenza artificiale, l'ho detto, abbiamo sempre fatto tecnologia per tutti. Ci sono un sacco di barriere nei giochi oggi. Grafica bella richiede ovviamente macchine potenti. Non c'è accesso istantaneo. Pensate quanto funzionano bene i video. Basta che condividi un link e in un momento lo vedi. Questa roba su videogioco non esiste. I think we can change the game. Possiamo by cambiare the power and creativity of the entire community. People who love to play games, people who love e dicono, to watch vogliamo unire tutta la comunità, cioè persone che adorano giocarle, che adorano vedere videogiochi e che adorano sviluppare videogiochi. We are really excited. Li vogliamo mettere tutti in contatto. Build a platform. Vogliamo costruire una piattaforma che per far vedere cosa è possibile fare. Rientra quel rumor che girava che tu vedi un video di un gioco su YouTube o su Twitch e immediatamente segui un link e lo puoi iniziare a giocare. Quindi sembra confermata questa cosa qui. Adesso vediamo uno showreel per far vedere da quanti il gioco sia connaturato all'essere umano. Con un audio orribile perché non sento la voce narrante. Sì, devastante. Hanno evidentemente sbagliato il mix di sì, dell'audio. Jacopo, sei andato anche a San Francisco? Senza saperlo. Jacopo sta curando l'audio della conferenza Google. Quindi dicevo, si ricollega proprio quel rumor che girava. Che loro vogliono fare una roba che funzioni immediatamente anche con YouTube. Effettivamente sarebbe molto figo. Se tu stai guardando il video di YouTube, un let's play su YouTube, clicchi un link e ti ritrovi in gioco. Questo però addirittura fa pensare al non abbonamento. Esatto, che devi pagare ad uno, che devi comprare appunto il gioco. Questa cosa del io sto guardando quello specifico punto, inizio da lì. E mi fa iniziare esattamente da lì. Quello però non ha nessun senso. Invece gaming, gira quella roba. Beh, dipende dal gioco, ma non pensare a Assassin's Creed. Pensa a FIFA. Dipende dal FIFA entro in partita con quel match lì. Cioè, quella è la differenza. Guarda che è molto figa quella di lì. Però come dici te, conferma che non sarà su abbonamento. Adesso vediamo, però lo suggerisce che almeno una parte non sia un abbonamento. One place that never stops evolving. Where everyone will play. Where did he come from? Questo tu nonna che giocava, c'è un futuro. No, seguo uno Super Granny che gioca. Super Granny, mi fa piacere, queste sempre categorie porno per passati anche grandi grossi streamer di Twitch. Di Twitch, sì. Sarà integrato anche su Twitch per forza. Eccolo qui, quello era il controller. Si è visto il controller, ragazzi. Diverso da quelli che abbiamo di voi. Un po' più flat, mi sembra che anche ergonomico vederlo così. Stadia, ecco il nome, si chiama Google Stadia, un nome terrificante. Mi fa pensare a Stevia. No, probabilmente è il plurale di Stadium. Latino, di Stadium, probabilmente. Google Stadia è sì, la risposta. Anche, quindi anche uno il logo stadio richiama quello. Che ha senso perché lo stadio tutti Stadia giocano. Stadia. We are so excited by this. Siamo super eccitati. It's important that we have the right people working on this. Ovviamente dovevamo avere le persone giuste che lavoravano su questo, con una grande storia, un'eredità nel videogiochi. Partendo da Phil Harrison, come dicevano, che si è unito a noi un anno fa. And a great gamer. Che è un grande giocatore, lo sappiamo tutti. Qualcuno che sa la differenza tra un gioco di ruolo e il personaggio non giocante. Partito subito l'hashtag ecco Phil Harrison che torna. Io me lo ricordo nelle conferenze PlayStation dei tempi d'oro. Phil Harrison, una vita fa, di una vita fa di PlayStation 3. Tra l'altro si tiene benissimo anche lui, un po' come tutti i calvi. Beh, lo avrà una certa età ormai, Where the worlds of watching il futuro dei videogiochi. Games converge, il mondo converge, il mondo fra chi gioca e chi guarda e chi gioca.
Our vision for Stadia is simple. Il nuovo, la visione è semplice. All the ways we play. It's focused on gamers, è focalizzato sui giocatori, ispirato dagli sviluppatori e amplificato dai creatori di YouTube. 2 miliardi di giocatori ci sono nel mondo. Di cui 1.5 miliardi sono su mobile. Esatto. E dice, ovviamente al centro di questo universo c'è il cuore degli sviluppatori, che sono quelli che creano i personaggi, i mondi, i generi e tutto il resto. And magic. Games are now the single biggest form of entertainment on the planet. È la più grande comunità, praticamente i giocatori sono la più grande comunità che vanno indipendentemente dalle regioni, indipendentemente dal genere e tutto il resto. Ci sono tantissimi milioni di persone che adorano giocare, ma ci sono milioni di persone che adorano semplicemente vedere chi gioca. Come Alessio. E dicono, la maggior parte però del tempo questi due mondi sono disconnessi, cioè sono indipendenti, e noi vogliamo unirli. È proprio quello. In un modo che solo Google può fare. Una comunità molto più vibrante, più viva, che tutti vogliono agganciarsi. Utilizzando YouTube, naturalmente. Infatti Twitch probabilmente escluso da questo gioco. Non sono così convinto, voglio vedere. Ci credi se hanno... Perché loro ce l'hanno la loro piattaforma, eh? Sarebbe un gran concorrente per Twitch. Vi diamo tutta la potenza di data center a voi sviluppatori, perché ricordiamo che questa conferenza è dedicata agli sviluppatori in primis, eh? Siamo alla GDC. Ecco, il primo test pubblico è stato l'anno scorso ad ottobre, in cui abbiamo utilizzato, eccolo qui, Odyssey, Assassin's Creed Odyssey, in full HD a 60 frame al secondo su internet tramite data center di Google a un browser di Chrome. Siamo stati spaventati dall'incredibile risposta positiva dei giocatori, tutti quelli che hanno testato. E dico, vabbè, ringraziamo tutti. Ubisoft è sempre stato un apripista per l'innovazione dei videogiochi. Siamo contenti di esserci uniti, insomma, di aver avuto loro supporto. Eccolo qui, infatti, stasera nell'audience c'è Yves Guillemot, che già ce l'aveva detto prima Vincenzo, che è seduto lì vicino con la maglia di Division, ovviamente. Sì. Yves Guillemot, ecco, mi piacerebbe rinascere uno della famiglia Guillemot. Famiglia ricchissima. Credi nella reincarnazione? Beh, francese, insomma, c'è Ubisoft. Cioè, dipende. Non male, dice. Potevi rinascere Pierpaolo Greco? Appunto, c'è di peggio, infatti. Pensa a lui, magari c'ha il personaggio tutto mazzato a Division 2, così. E senza averlo fatto, comunque sta, insomma, sottolineando la potenza di Odyssey, che è un gioco AAA con super grafica, super gameplay, dice, giocabile in streaming immediatamente in qualsiasi momento in modo perfetto. E ovviamente dopo aver visto che funzionava così bene, la nostra ambizione è stata avere tutti i giochi. We ask developers how we can help solve some of the most critical challenges you face. Possiamo aiutarvi nelle difficoltà più grandi che incontrate. You wanted to unleash your creativity without limits. Vuoi creare senza limiti, raggiungere il maggior numero di persone e volete che le persone si colleghino facilmente ai vostri giochi. Su queste tre cose abbiamo creato la nostra visione di Google Stadia with the leading publishers and developers in the world. Che è la moglie di Stadio. Ecco, vediamo come abbiamo portato in vita questa visione. Immaginate che state guardando un video su YouTube. Ecco, quello è incredibile. E scopri questo trailer fighissimo di Assassin's Creed. Qualcuno l'aveva visto. Ecco qua, vedete, play on Stadia. Alla fine, il play now, clicchi play. E immediatamente ti ritrovi in gioco in un secondo. In 5 secondi ti ritrovi in gioco. Senza download. Accesso istantaneo. Beh, questo potrebbe essere rivoluzionario. È una bomba, fantascienza. Senza download, no update,
niente da installare. Stadia è istantaneo al vostro gioco, accesso istantaneo. Si riduce la frizione tra essere eccitati di un per un gioco e poterlo giocare, perché immaginate dovete uscire, comprarlo, scaricarlo. Invece così lo giocate istantaneo. Pensate a oggi, in cui i giocatori, ecco, sono molto abituati a questa roba. Con Stadia questa roba non esiste. Non esiste. La potenza dell'accesso istantaneo ha trasformato l'industria della musica e del cinema. But wouldn't it be even more magical if that same game and that same instant experience could be available across any screen in your life? Su qualsiasi schermo della tua vita. Col Chromecast lì vicino, un benefit della nostra piatto. Vedete? Tablet, computer, televisori, c'è il Chromecast. Su qualsiasi schermo, ragazzi. Esploso tutto. Al lancio funzionerà desktop, TV, portatili, TV, tablet, telefoni e esploso il segnale loro. Ecco. Non è una scatola, ragazzi. Non è un hardware. Non c'è una console. Non c'è nulla che limita la creatività degli sviluppatori. Ragazzi, questo è importante. Adesso ve lo mostriamo. Non è un concept, questo è vero, ragazzi, non è un test. Chiamo adesso un mio amico per farvi vedere come funziona. Ragazzi, qui sono entrati non a gamba tesa, sono entrati proprio con le gomitate volanti, Adesso vi fa vedere. Appena scoperto un gioco per la prima volta, stai col Chrome browser aperto. Eccolo qui, lui sta facendo un Pixelbook, sta utilizzando. Non c'è hardware, non c'è accelerazione hardware, non c'è un cazzo, ragazzi. Il gioco funziona immediatamente utente dal coso. L'unica limitazione che hai è legata allo schermo che hai davanti. Vediamo il passaggio. Stessa sezione di gioco, sì. Immediatamente stessa sezione di gioco sul cellulare. Questa roba è veramente incredibile, incredibile. Di nuovo, non si perde qualità. Vai dal desktop PC al Chromebook al coso. Adesso ci sta facendo vedere sul desktop. Guardate, tac, è ripartito istantaneo. Clamoroso. Bomba, si comincia. Pensa a Microsoft e Sony. Si stanno prendendo a coltellate. Una cosa clamorosa. Regardless of the hardware that you use. E la vostra potete distribuire la vostra visione del gioco, la vostra creatività indipendentemente dall'hardware. Vedi, adesso su un tablet. Adesso sta andando sul tablet, ragazzi. Di nuovo sul Chrome, quindi confermate la questione che basta il browser Chrome. Supporto, vedete il pad nuovo, il pad di Google, che è identico agli analogici in linea come il DualShock, quindi non gli analogici disallineati come il pad di Xbox. Guardate, ha staccato il cavo dal tablet, è andato sul TV e immediatamente sta giocando sul TV senza hardware, ragazzi. Ragazzi, è abbastanza violenta questa roba, ragazzi. No, mi chiedo proprio, però, ma no, mi chiedo Nvidia. Io mi chiedo in questo momento Nvidia, cioè quella gente che produce hardware. Cioè, è un po' un problema sta roba, Thanks, Khaled. Great presentation. Grazie per la presentazione, grazie, splendida presentazione. No, mi chiedo se quel salvataggio stream come cioè se è come vedi un video, come vedi Netflix. Sì, welcoming no, perché avrai la tua istanza che è sempre in funzione sul loro data center. Sì, va in pausa il gioco. Probabilmente. No, ma si vedeva proprio dove lui andava sull'altro. Sì, quello sì. Puoi provare tutti i tuoi controller, ragazzi. Vedete? Come dicevamo, funziona con mouse, tastiera, qualsiasi cosa. Puoi giocare su qualsiasi device che hai già, quindi non c'è più una barriera di ingresso. Quindi supporta tutti i pad, come dicevano. Ma hanno anche loro un controller. Hanno un controller, certo, per chi? Perché chi non è un giocatore, almeno. Eccolo, infatti, il nuovo membro della famiglia hardware di Google. Senza quel tasto controller. Non c'è il tasto quello Google. Del comando, sia Google che quello del comando vocale che sarà visto. Eccolo qui. Sembra esserci. Pad quindi classico, XYBA, analogici allineati, c'è il pulsante Stadia, come vedete. Io non male, sì. Rispetto a quello che era uscito. Quattro pulsanti speciali, in realtà non sono i due classici, vedete? Tentiamo di capire se ha bisogno di Chromecast o si collega al Wi-Fi. Esatto. E automaticamente funziona in Wi-Fi, come ti dicevo io, c'è l'hardware col Wi-Fi dentro, vedi, te l'avevo detto. Quindi si collega automaticamente alla vostra cloud, la vostra sessione in cloud, direttamente il pad. Oltre alle funzioni standard di un pad, naturalmente, due bottoni molto importanti speciali. Il capture button per fare sharing e salvare la tua esperienza di gioco.
nulla di originale. E mandarla su YouTube. Basta cliccarlo come quello di PlayStation. Va in automatico, esatto, online. Come lo share di PlayStation. Automaticamente. And the second one is the Google pulsante. Assistant button. Google Assistant, quindi c'è. Eccolo. Possono utilizzare il microfono, esatto. Però effettivamente quello è il simboletto dell'assistente Google. Quindi accedi al microfono del pad per poter fare le tue richieste del Google Assistant. Tra l'altro c'è anche il jack del cuffie e microfono, l'hai visto. Adesso vediamo la potenza incredibile dei computer messi nel nodo data center che permettono questa accelerazione. Adesso chiamiamo l'amico Marsh Bakar, che è il capo dello sviluppo tecnico di Stadia, dell'hardware insomma di Stadia. Let's look at the real-time computing power we have put into our. Vediamo insomma che cosa hanno messo le macchine che stanno lì. Quindi vediamo che potenza c'è. In order to deliver, cioè tu stessi maglioni, Ale. Tu sì, stai come te. We needed to bring powerful. Anche il fisico è quello, We've built Stadia's architecture on top of the Google. L'architettura di Stadia è costruita sull'architettura di ovviamente dei data center di Google. Gli stessi che utilizzano per le motori di ricerca, insomma, per tutto. The network consists of fiber optic links and collegamenti in fibra ottica, adesso iniziamo con masturbazione per far capire il cazzo lunghismo. C'è chi dice che sembra un po' Pino De Palazzi. All connected with our network backbone. Vedete, 7500 edge node, infrastructure that no one else. Nessun altro ha questa infrastruttura, ragazzi. Più nodi vuol dire che più giocatori possono collegarsi contemporaneamente, migliori performance. Tutto disegnato ad hoc per i giocatori, dice, cioè per sfruttare al massimo quelle che sono le peculiarità delle piattaforme da gioco. That deliver the high power graphics, memory and storage needed to run the most demanding games. Only with Google can you apply the power and flexibility of data centers. Vabbè, proprio c'è solo Google può applicare la potenza. Vabbè, this architecture is the foundation for this new generation of gaming. Quindi sì, niente Twitch, Alessio, hai ragione. Loro we've been testing this technology privately within Google for years. Pensa che Twitch, Twitch gli arriva una bordata, perché vuol dire che fa una live su YouTube e la gente si unisce e gioca lo stesso gioco. Ecco, Project Stream, vedete, il test di Project Stream era 1080-60. Quando Stadia verrà lanciato, 4K al lancio, 60 FPS HDR, suono surround. Quando verrà lanciato? Quindi non oggi. E pensa da streamer che probabilmente prendi la revenue sui e fa sulla vendita. A questo punto potrebbe esserci anche una roba tipo una fase fino a già dicono che supporteranno l'8K ai 120 frame al secondo quando diventeranno implementati nei giochi. Un altro universo di banda. But we also know the widespread adoption of 8K serve una gigabit. Devi stare seduto nei data center di Google. Se siete seduti sui nostri data center. Vabbè, quindi sono già previsti per tutta la futura generazione di videogiochi, naturalmente. What's even more exciting is that in addition to the stream you get as a player, there is a second simultaneous stream at 4K 60 frames per second that you can choose to share directly to YouTube from the Stadia data center. Cioè praticamente quello che dicono è che quello che tu stai giocando automaticamente puoi fare lo streaming in 4K, ma non passa dalla tua banda, ma passa dalla banda del data center. Quindi vuol dire che tu puoi fare lo streaming anche se hai una connessione di merda, anche se non hai una connessione. Se non hai la connessione in 4K a 60. Questa è una roba ancora più clamorosa. Mamma mia. In pratica, cioè tu quando condividi non usa la tua banda, usa la banda dei data center di Google. And thanks to fast transfer speed between the Stadia instances in our data center, our platform can connect instances together to dynamically expand the capabilities. Libreria e ovviamente possono espandere continuamente, ovviamente, la potenza, perché è a seconda delle necessità. You're used to being forced to tone down your creative ambition that are limited by the hardware. But our vision with Stadia is that the processing resources available will scale up to match your imagination. Ovviamente dico sì, noi facciamo un sistema che è tutto scalabile praticamente. Il data center è la tua piattaforma, quindi non è più l'hardware che hai in casa, è il data center di Google la tua piattaforma. AMD to build a custom GPU.
I'd like to personally thank Dr. Lisa Su, si agganciano a AMD che sta progettando la GPU custom che potenzia questi data center. Quindi aggancio anche loro a AMD. Nvidia veramente su questo fronte proprio ha lasciato completamente il mercato. 10.7 teraflop. Sta facendo vedere Stadia, va a 10 teraflop, quindi è paragonabile a una, secondo me, una 2070, no, forse più vicino a una 2080, e a quelli che si vocifera saranno i teraflop della prossima generazione. Non credo sia un caso che vediamo quel numero, perché realisticamente i teraflop di cui si vocifera da tempo di Xbox 2 e PlayStation 5, che si dice che gireranno fra i 10 e gli 11 teraflop. Quindi è molto probabile che sia già tutto preparato per i giochi della prossima generazione, che richiederanno realisticamente questa quantità di teraflop. And the Open Graphics API Vulkan. Utilizzano le API Vulkan, quindi Linux, partnered con Unreal Engine, che supporterà in modo nativo la piattaforma Stadia, e anche Unity, quindi hanno preso tutto il mercato dello sviluppo, totalmente l'hanno preso. And we're empowering developers with an amazing array of familiar middleware that you already use to power your game development, including the most popular physics engine, Havok. Ha già diversi motori che lo supportano, per esempio il motore Havok, quello fisico. Guardate, adesso stiamo vedendo tutti gli engine che supportano questa roba. With the suite of tools, game development can evolve as quickly as the imagination. Ma si parla di supporto o di ottimizzazione? Supporto ottimizzato per poi andare incontro a Stadia, quindi a questa mega sistema. Anche parecchi, solo Square Enix ha utilizzato il mio motore proprietario, anche parecchi devo motori. Cambiare motore? No, probabilmente sarà già tutto integrato in un attimo, perché Unity automaticamente e Unreal si fanno. Certo, se il tuo motore proprietario lo devi sviluppare, il supporto. Intanto salutiamo, siamo arrivati ragazzi a 5.000 persone, cioè siamo veramente a livelli da conferenze E3. Vabbè, vedere cosa devono raccontare alle E3 dopo una roba del genere. È incredibile. Qua stiamo vedendo il data center. Devono dire il numero di giochi. Microsoft era fomentatissima per il fatto che quest'anno non c'era Sony all'E3. Forse Sony, qualcuno di Google gli aveva detto. Esatto. Gli amici di id Software, Marty Stratton, lo studio director di id, colui a cui si deve il remake di Doom. Okay, tra cominciamo le altre a parlare anche di qualcosa. Ed è figo perché, come diceva benissimo Vincenzo, avere id Software sul palco vuol dire dimostrare una latenza pari a zero, perché nulla come i giochi di id Software sono giochi in cui i controlli devono essere perfetti, perché id vuole utilizzare FPS, vuole una roba che funziona da Dio. Infatti dice, io ero molto scettico di un gameplay adesso ci fa vedere Doom Eternal che gira su Stadia. Come può funzionare su giochi come Doom? Gli ho detto il gancio, gli ho dato a Marty. Se arriva lui è per forza quella roba lì. To support a game as fast, fluid and uncompromising as Doom. After all, if you're going to prove to the world, se devi provare al mondo che puoi fare streaming di un gioco sul cloud, dice non c'è niente più di Doom che lo può provare. Comunque ti dicono che finalmente potrai giocare su YouTube come devo trovare un'altra piattaforma dove non c'è il pulsante play. Esatto. È un casino. In fact, back in 2016 nel 2016, Doom è stato il primo gioco AAA che sfruttava le librerie Vulkan. È stato famosissimo, noi l'abbiamo utilizzato per un sacco di testing. Manca ancora un po' di settimane al nostro sequel, Doom Eternal. Ma invece sarà giocabile su Stadia, mi pare, capito? Sì, ha detto. Su Doom Eternal tutto quello che vi potete aspettare dalla serie lo troverete. Esperienza FPS, azione, un eroe non stoppabile, devi ammazzare milioni di demoni. L'eroe non stoppabile. Ti piace non stoppabile? Doom Eternal su Stadia. E il gioco giocherà 4K in HDR con HDR a 60 fps unrelenting, cioè proprio granitici praticamente. Quindi Doom Eternal al lancio sarà su Stadia 4K HDR 60 fps. Tra poco vi faremo vedere qualcosa di Doom Eternal, ma non ovviamente non qui. Già gira completamente il gioco su Stadia e lo puoi vedere oggi alla sessione di developer.
You won't want to miss it. Alle 20, mi sa, capito, ci ho capito bene, non so a che ora di lì, quindi notte italiana. Vedrete, ne vedrete, ne leggerete e vedrete domani mattina quando vi svegliate. Vabbè, insomma, importante. Me l'hanno messi bene quei divanetti, eh? Vabbè, è un privilegio lavorare con Id. For anyone who knows the franchise, you know Doom Eternal will look roba su Nvidia, cioè Nvidia Intel gli arriva, cioè importante sta. It was important for us to partner with a developer like id so that we could prove. È stato importante, esatto, allearsi con un partner come id perché è un modo importante per dimostrare come la nostra piattaforma sia in grado di supportare le richieste dei giocatori, cioè la bassa latenza. Gira su una singola GPU Stadia e utilizza appunto questa infrastruttura cloud. GPU appunto realizzata da AMD, che ricordiamo AMD sta facendo anche le GPU di Xbox 2 e PlayStation 5, ribadisco quel numero che abbiamo visto di teraflop, è realisticamente il numero di teraflop delle prossime console, perché probabilmente utilizzeranno le stesse GPU, molto probabilmente, e è già tutto preparato per la prossima generazione. Qui stiamo vedendo la differenza fra una singola GPU e una multi-GPU, stiamo vedendo qua il 3D Mark, il demo Time Spy di 3D Mark, guardate la qualità con cui possono ricostruire gli shader dell'acqua. Simulazione realistica dell'acqua, fatto gli shader, in verità questa è proprio la simulazione dell'acqua. Questo è farvi vedere cosa è in grado di fare Stadia. Sono super eccitato di vedere quello che riusciranno a fare gli sviluppatori con questa roba. Quando design Stadia, our goal was to solve many of the pain points that we've heard about from developers, particularly those related to multiplayer. In traditional platforms, the client and server are connected by the unpredictable internet, and therefore the multiplayer experience is limited by the client with the slowest or poorest quality connection. Sì, qua sta facendo vedere tutto Stadia, il sistema. Tutto qua, transita e arriva direttamente. Avranno i server dedicati per tutto, per il multiplayer. Ecco, vedete? Reliable connectivity, zero latenza, cioè fondamentalmente zero rimbalzi sulla rete, zero problemi di NAT, tutta questa roba. Addio Digital Foundry. Salutiamo i ragazzi di Digital Foundry in questo momento. Penso che parecchia gente in questo momento non sia proprio felicissima. Bisogna vedere la perché sì, adesso il problema è tutto gioca il giocatore lì. Comunque già il supporto. Tutto è giocato lì. Comunque secondo me è realistico qualsiasi gioco lo supporto. E non paghi un abbonamento, non paghi un gioco. Adesso vediamo. Non è più il momento delle speculazioni. Nessun cheating, hai visto, va sottolineato, perché essendo tutto basato sulle loro data center non sarà manco possibile citare i giochi. Cioè dici, paghi l'abbonamento a loro, tutto ciò che hai ce lo fai girare. Sì. Ma magari. Non abbiamo sentito. Ah, cross platform totale, quindi interfacciamento totale con PC. E suppongo forse developers will have the ability to enable potranno abilitare il cross platform per tutti e anche salvataggio e progressione del gioco, potranno importarlo tranquillamente, sarà tutto implementato. Pushing the envelope, bringing the best of Google to game developers. Please welcome to the stage. Adesso vediamo ricerca e sviluppo. Stadia, Aaron Hoffman John. Arriva Aaron Hoffman John, che è il capo della ricerca e sviluppo. Io ti dirò, Alessio, che terranno Jade Raymond per ultima per parlare dei giochi che ne supporta. Quello ci sta, il futuro del game. Sì, anche perché gestisce quello. One of our team's favorite comments about Project Stream. Uno dei commenti più belli dei nostri team era un tweet. È un lavoro di magia, dice Stadia, è un lavoro di magia, era il tweet. Every day, bending their magic toward games. I'd like to take you through a few technologies and features that we've been working on. Un po' di tecnologie e feature che abbiamo. Sarei interessato a sapere dove i vostri ingegneri sono andati a scuola di magia. Adesso ci stanno citando. Stadia not only provides high performing multiplayer experiences from player to player, performance massima. Ma esattamente. Our friends at Tangent Games have been working with us on a technical proof of concept that you can see here behind. Concept, stanno vedendo un concept che hanno lavorato in pochissime settimane, in cui hanno fatto questo mondo completamente multiplayer persistente, in un mondo perfetto, che con distruzione ambientale, utilizzando la tecnologia migliore di Stadia. Quindi fanno vedere questo mondo multiplayer totalmente distruttibile in tempo reale, in un ambiente multiplayer completamente interconnesso. Gli sviluppatori possono creare mondi in grado di sostenere centinaia di giocatori contemporaneamente.
E ci sono delle cose che faremo vedere questa settimana durante la GDC. Abbiamo collaborato con vari sviluppatori. Dice, con qualcuno abbiamo parlato delle nostre memorie di videogiocatori, e alcune cose stanno tornando oggi, diciamo. E dice, il motivo, abbiamo chiacchierato su perché è morto lo split screen in sul divano, perché è diventato impossibile riuscire a renderizzare contemporaneamente due scene. Qualsiasi gioco multiplayer può essere streamato. Dice, infatti, una volta quando giocavi split screen dovevi vedere il gioco in modo con la tecnica, con la grafica più brutta. Invece dice, adesso potete giocare fondamentalmente in coop a livello teorico senza alcuna penalità di performance. Questo è un gioco, una demo coop. Che non ho capito la foresta. Una è una fatina a terra e una è questa libellula. Dice che può essere che viene mostrato contemporaneamente su schermo, tutto renderizzato in tempo reale. Anche un gioco a squadra. Potrebbero vedere la schermata cioè la schermata del loro amico in tempo reale gli viene trasmessa, così possono vedere cosa guarda il suo, cosa sta vedendo il suo amico, senza che questa cosa appesantisce il calcolo per il gioco. Dice, guardate, sta facendo vedere, cioè giochi di squadra che in un attimo vedete, potete vedere sul vostro schermo in picture le schermate dei vostri amici. Vedete, potreste disegnare più camere nelle vostre schermate. E se potete interagire con queste schermate? Adesso una specie, stanno facendo vedere una sorta di command center, dove c'è una specie di personaggio, c'è un giocatore che comanda gli altri, diciamo, dà indicazione agli altri. Che indica una location che immediatamente viene vista da tutti gli altri giocatori. Cioè, in un momento hanno rifatto risuscitare. Cioè, pensa nel tuo caso, uno col tablet, uno con lo smartphone e giochi allo stesso gioco. E sullo stesso monitor, l'unica cosa che il gioco probabilmente deve presupporlo, per i controlli devono essere responsivi. Cioè, l'UD deve essere responsivo. Stanno lanciando una serie di cannonate incredibili, che l'unico modo per uccidersi è tirare fuori cose completamente insensate in termini di supporto, libreria. Se no è una roba folle. Google Machine Learning, la tecnologia di Machine Learning di Google potrebbe dare delle risposte anche su cose che proprio non ho sentito. Deadlight, Rhyme, and the Invisible Hours. Please welcome Chairwoman of Tequila Works, Luz Sancho. Allora, Luz Sancho di Tequila Works adesso sale sul palco. Thank you, Erin. I am very excited to be here for the unveiling of the Stadia platform. There are so many different benefits that Stadia delivers to all developers, big and small. Tequila Works, che tra l'altro è spagnolo, sono quelli di Rhyme, tra le altre cose. At Tequila Works, we are very proud of the art styles of our games. Siamo molto orgogliosi del comparto artistico dei nostri giochi. Dice, abbiamo lavorato tanto tempo proprio sulla componente artistica. The Sexy Brutale, the Sexy Brutale, bravissimo. E dice, un sacco del tempo del nostro sviluppo è dedicato proprio a definire, ecco qua, stiamo vedendo Rhyme, definire il comparto artistico. Perché vogliamo impressionare i nostri giocatori. Abbiamo messo tantissimo tempo per arrivare a questo stile artistico finale. Siamo stati super eccitati. Che stanno rendendo, insomma, siamo stati super eccitati quando Google ha detto che stanno realizzando, eccolo qui, stanno realizzando un tool che aiuterà moltissimo questa nostra realizzazione, questo style transfer ML. Ricordatevi sempre con la conferenza per sviluppatori in primis, ragazzi. Una tecnologia di machine learning. All of this happens in real time on a Stadia instance. We built this demo to show you what it can do. We start with a gray box world. Vedete, stiamo guardando una roba in bianco e nero. Yellow, red, blue. Questo si è visto prima, applicano i filtri. Applicano i filtri in tempo reale tramite il machine learning. Quindi tu in tempo reale puoi cambiare lo stile e vedere cosa succede in tempo reale sul gioco senza dover rifar partire il rendering e tutto. Vedere qualsiasi stile si può applicare. Questa roba poi per uno sviluppatore è una pippa. Dice, noi fare una roba internamente ci vorrebbero infinito.
Vedete, guarda, addirittura in tempo reale tramite machine learning. Cioè non è che quello ha dovuto sviluppare questo rendering, ha applicato lo stile in tempo reale, si vede il suo risultato. And some of our partners so far is how many playable art styles we can create just by feeding it more and more images. Tra l'altro è figo perché dice tutta sta roba può essere data in mano anche ai giocatori che potrebbero cambiare lo stile in tempo reale alla loro sessione di gioco. Un po' come i filtri di Instagram, immaginate come fare i filtri di Instagram sull'immagine, voi lo potete fare sui giochi. And we are blown away by the impact it's having. Siamo sconvolti dell'impatto che può avere una roba del genere, lo vedrete. This could really change everything. Thank you so much. Thank you. Cioè veramente potrà cambiare, questa roba potrà cambiare tutto, tutto lo sviluppo. Bomba è tutto, una bomba dopo l'altra. Thank you, Luth. With style transfer, our goal is to help developers find the magic of their games quicker. Ci dicono con questo style transfer voglio far vedere in un attimo, voglio far trovare in un attimo agli sviluppatori il feeling del loro gioco. Non avevano esagerato stavolta dicendo che la conferenza sarebbe stata rivoluzionaria. I creator sono nel cuore di Stadia, vi abbiamo detto prima, i creator di YouTube. L'ultima feature che vogliamo introdurre oggi per creators, non quelli di YouTube. Ah no, scusate, mi sviluppatore, chiedo scusa. And here to talk about it from Q Games is Dylan Cuthbert. Q Games, che sono quelli forse di Pixel Junk, ma potrei aver detto una grande cazzata. Dylan Cuthbert ci mostra quest'ultima feature. Vediamo se Q Games chi sono. Everyone, it's great to be here with all quelli today. Di Pixel Junk, mamma mia. Cioè, a veteran game developer, I love how creators on YouTube incredibile. Brought our games to life. Incredibile. But I've always wished those experiences could be more social and like even more fun. La nostra esperienza dice può essere ancora più divertente se diventa sociale. About bringing new ways to share a game's replayable moments. Condividere i momenti di gioco, soprattutto bene. State share. Si chiama state share. Tra l'altro ogni sezione ha un nome suo specifico. This could include the world stage. Ah, vedete quello che diciamo prima del salvataggio. In pratica, tu puoi diciamo fare una sorta di screenshot dello stato del gioco, condividere quello stato. Vedete, per esempio, lo stato del mondo, la posizione, in un link, ragazzi. Tu segui il link, e potrebbe essere condiviso con chiunque, su un video di YouTube, via un'email, dovunque possa esserci un link. Ma su questa roba qui, ma pensa alle sfide. Alle sfide, esatto. Potete creare dei momenti che puoi condividere con delle sfide, come hai detto prima, esattamente te. Tu per esempio potresti dire, ok, prova a fare lo stesso punteggio con questa partita. Tu lo condividi e la persona inizia a giocare istantaneamente a quello stato del mondo. Esatto. Quello che dicevamo prima, capito? Non lo pensare su Assassin's Creed Odyssey. Per andare su una roba più da nerdacci proprio. Cioè se vai per esempio su un Souls. Esatto. Su un Souls gli dici sconfiggi il boss con questo equipaggiamento. Con questo equipaggiamento. Ma ancora di più. Fammi vedere come lo sconfiggi, così lo posso fare poi anch'io. Mi fai da guida in tempo reale. È incredibile questa roba. Incredibile. Thanks, Dylan. State Share is one more way that Stadia is working to empower developers with entirely new tools that embrace a player's desire to discover, share, and build a community. Quindi veramente stimoli e costruisce una vera e propria community in un modo mai visto fino ad oggi, ragazzi. Cioè, appunto, agganciare il videogioco a un link. Adesso vediamo cosa significa per i content creator. Adesso ci fa vedere cosa significa per content creator adesso, quindi per uno YouTuber, cosa significa avere una roba del genere. Arriviamo a Ryan Wyatt. Enrico Papi, lui. As you've heard, Stadia is about delivering the best developer experience so that the best games can be made. But we're also committed to making sure we have the best creator vogliono ovviamente fare anche la migliore esperienza per i creator, così che tutta la community YouTube cresce in modo migliore. More than 200 million gamers come to YouTube every single ogni giorno su YouTube arrivano più di 200 milioni di persone che guardano gente che gioca. E oggi appunto infatti YouTube è diventata una gaming platform. C'è sempre mancata quella connessione, dicono, fra creator e insomma ascoltatori. Gaming has always been the backbone of YouTube since the platform first was founded in 2005. And one thing YouTube gaming creators want quello che vogliono i creatori with their fans. È vogliono agganciarsi a giocare con i loro giocatori.
con il loro, la loro That's audience. Why over 50 billion hours 50 of gaming content was watched on YouTube last year alone. Vengono, sono stati visti nel 2018 di ore, insomma, di ore di contenuti riguardanti i videogiochi. Pluto and back more than Vabbè, a dozen boh, tutte quelle cose inutili, cioè andi Stadia vieni da Plutone. Both creators and viewers to achieve new heights by Adesso potrebbe raggiungere nuove vette con questa unique ways to roba. Engage with and grow a creator's audience. Potresti dire anche alla gente, forse di entrare in multiplayer con te. Mentre stai facendo una live. And with aspiring creators, we're going to break down the barrier of entry and capturing content. Infatti, bisogna, infatti, ci stiamo cercando di distruggere le barriere che ci sono tra la creazione, lo streaming, We've already seen the idea of any YouTube link being a direct access point into the game. Avete visto che figata l'idea di un link di prima. Big and small creators. Può essere un'opportunità top per grandi e piccoli creator. Connections with their audience. And one of those ways will be to make it easier to actually game with them. Esatto, come dicevamo prima, è la facilità con cui poter far giocare la gente con te. Wishing you could be in there playing alongside with your favorite creators. On traditional platforms, you'd have to fire Su piattaforme tradizionali è impossibile giocare con lo YouTuber. Immaginate oggi quello che abbiamo dovuto fare io, Chiara e Bob per giocare con della gente a Rainbow Six Siege. Cioè devi invitare, averli fra gli amici e tutto quanto. Invece con una roba del genere, vedi crossplay, segui il link, ti do il link su WhatsApp, tu inizi a giocare. Sta facendo vedere un esempio. Questo è NBA 2K, penso. Join this game, sei il terzo in linea. Vedete? If you think about it, crowdplay can act like an all new lobby system. Eccolo qui, sei il secondo, vedete? And with Stadia, quindi tra l'altro questa altra pagamento se sei abbonato e altra immagine per dire pure Take-Two c'è dentro, certo. Vedete? Quindi in un momento il content creator può giocare con la sua audience. Questa roba, ragazzi, è incredibile, incredibile. I'd now like to introduce a friend of mine to the stage. Adesso introduco un mio amico. He has over 11 million subscribers on his channel, milioni di subscriber. And he and his wife Stephanie have often been advocates for the creator community. So we were delighted to talk to him about Stadia and what it means for creators. È stato contentissimo per lui. Please che welcome to the stage my friend MatPat. No, MatPat, PewDiePie forse scende. Pensa quanti soldi possono incassare i creator per dire... Perché magari fai pagamento, a 5 euro abbonati a 5, a 100 euro per giocare con me. Per due minuti e poi c'è il passare avanti. For us creators... Our audience per, is insomma, our life i nostri creatori, per noi creatori, l'audience è la nostra vita. Sì. Ancora altri soldi possono entrare, ragazzi. Diving into the theories behind bending the ink machine or simply streaming gameplay on our live stream channel GT Live, we're always looking for new ways. Abbiamo sempre cercato, beh, lui sta facendo il pippone su se stesso, dicevo sempre trovato i modi per agganciarsi alla nostra audience. Dice, quando ho visto questa roba, ho detto sono rimasto sconvolto dell'impatto che potrebbe avere non solo sui giocatori, ma sui creatori. To easily create piano and share piano my tanto work, si allontana l'articolo 13 dai banchi sempre di più crowdplay for example crowdplay, gives our audiences the chance to instantly jump perché possono immediatamente entrare nella nostra partita e il creatore lo può far vedere in tempo reale durante la sua live. Incredibly excited about is state share. Here the possibilities state share ancora di più quello di prima è fighissimo, possibilità sono senza fine. For instance, has been one of the most popular formats for live streaming on YouTube since its inception. But now with state share, you can actually take this to the next level by letting the people who are just watching you replicate the exact sì, la cosa fighissima dice che cioè il fatto delle sfide che sono sempre state una parte integrante dei video di YouTube in un momento lo puoi dire alla gente, cioè la gente può fare, può sfidarsi la stessa identica sfida perché viene parametrizzata fino all'ultima la stessa identica sfida. The endless variations that creators immaginate le variazioni infinite che i creatori possono mettere in piedi specifically designing challenges oriented to their unique audience. For creators, infatti ragazzi quello che voglio dire alla gente in chat questa roba è rivoluzionare ragazzi non solo per il creator è rivoluzionare per i giocatori cioè se come dicevo prima Rainbow Six se io voglio fare una partita con Ema cioè gli mandi il link su WhatsApp lui clicca su quel cazzo di link ragazzi se ragazzi, con me ti rendi conto sta roba al telefono volendo esatto cioè ti rendi conto che vogliamo parlare oppure stai giocando esatto poi clicca entra ed è ne parleremo dopo alla fine ne parleremo domani ma io veramente non prendo ogni tanto mi guardo e leggo di gente sì, commenti. Di gente che diceva che è sta merda che schifo che è... io vedo che ci sono certi commenti che sembrano di persone fuori dal mondo mi sale la morte del futuro dell'uomo proprio.
pick up my phone and start ecco, playing. Dice la stessa cosa, posso prendere il mio telefono, un momento posso iniziare a giocare la stessa roba che tu stavi giocando a casa tua sul divano. Incredibile. Stadia just truly unlocks new opportunities to create, share and engage. Io mi auguro che cioè quanto prima sta roba debba essere implementata sulle console. How it unites technology and entertainment in completely. Cioè qua potrebbe aver decretato la morte delle console, eh? Appunto, cioè, quello, qua è veramente la morte che delle console. Microsoft non Sony, dei PC gaming, delle console. Cosa raccontano? Adesso veramente la libreria titoli solo gli può dare un po' di aria ancora. Ripeto, a me, guarda che a me veramente non sorprenderebbe scoprire che Sony ha avuto qualche sentore di questa roba e ha detto io quest'anno non faccio vedere nulla. Magari Phil Harrison, che era amico loro, gli ha fatto non mi sorprenderebbe, gli ha detto quest'anno non ve fate sentire. Mi sorprenderebbe perché è una mossa sensata in quel senso. We've shown you how YouTube and Stadia offer the ability for gamers to connect with content creators and game developers in extraordinary ways. There is another Stadia integration with YouTube. C'è un'altra integrazione di Stadia con YouTube di cui siamo molto eccitati. Google Assistant, ovviamente. But as games reach more and more people, the design problem of creating i problemi a perfect challenge di design per creare sfide perfette sono sempre più complessi. Dice io non riesco a superare un cazzo di puzzle. Ha detto cazzo? Sì, scusate, un puzzle. Adesso devo lasciare un gioco, aprire YouTube, andare a cercare come chi ha fatto il let's play, risolvere questa cosa qui. Ti fa il picture in picture del Stadia, vediamo, vedi, assistant, guardate l'esempio, dice come ti posso aiutare Google Assistant. Come faccio, supero questa tomba in Tomb Raider? Ecco il miglior risultato. Dentro, vedete il pip, vedete, è sopra il gioco. È sopra il gioco. Vedete, mi sta facendo vedere come si supera. Nessuna distrazione. Non devo tirare fuori il telefono, non devo fare niente. Lo vedo in pip. Ragazzi, pure questa roba è incredibile. E in un attimo l'ho visto. Chi sa per il business delle cose? Cioè, è un livello di... chiedo, chi la... cioè, è un livello di interazione. No, infatti lui ha cercato il miglior risultato. Probabilmente lui ricerca su YouTube la base dei parametri dello state di, su YouTube dei video che, di gente che ha giocato con la piattaforma streaming. È una roba di integrazione e attenzione, l'internet diventa il tuo store perché qualsiasi link naturalmente tutta la internet può diventare il tuo store. C'è lo store di Stadia, Facebook, Twitter, qualsiasi cosa può diventare uno store, basta che c'è un link naturalmente. Gamers are going to be able to find, discover and enjoy your games. In un attimo posso vedere, scoprire e godersi il vostro gioco. E in un attimo condividerlo con un amico. Perché vedete, basta gli mandi un link e gli hai detto ecco il gioco. Stadia will be home to a variety of games and molti giochi, eccolo. Si parla di giochi. Ci sono i parental controls, quindi tutti i contenuti saranno col parental control. We've already shipped development hardware to more than 100 studios around the world. Hanno già, vedete, coinvolto 100 studios e più di 1000 creativi ingegneri stanno lavorando sulla nostra piattaforma. In addition to partnering with developers big and small, oltre ad agganciarsi a sviluppatori grandi e piccoli, ecco oggi il nuovo studio Stadia Games Entertainment, quindi come Oculus Studio, la divisione games, come diciamo con Antonio. E arriva Jade per i first party, esatto, ci sarà. Lavoreranno su capo, delle esclusive per Stadia e che probabilmente sfrutteranno, quindi immagino un mondo persistente per 100.000 tipo quello che stavano facendo prima. Eccolo qui, executive producer, quale potevamo chiamare come executive producer migliore? Il nuovo head of Stadia Games, Jade Raymond, ovviamente. Ecco. Jade Raymond che ha fatto questo salto meraviglioso da Eidos, scusate, da Ubisoft Toronto, team messo in piedi da Electronic Arts Motive, studio messo in piedi, arriva da qua, mette in piedi un altro studio sul tetto del gaming mondiale, sul tetto, sempre stata sul tetto del gaming mondiale. Adesso Ubisoft, Electronic Arts e Google. Dice sono stato fortunatissima a lavorare con i migliori talenti più appassionati che esistono nel mondo, perché la passione è alla base di tutto il gioco. Per questo mi sono unito a Google. What a game is. Come creatori stiamo sempre cercando di ridefinire 12, cos'è il videogioco, cos'è il gioco. Dice, io sono partita da un episodio di Star Trek con l'Holodeck. Dice, all'inizio facevo, vabbè, all'inizio c'erano giochi a scorrimento con grafica orribile, però per lei era sempre stato ovvio che un giorno i giochi sarebbero stati ambientati in dei mondi immersivi, veri.
some incredible tech. Oggi c'è della tecnologia incredibile. Hopefully, like me, you now believe that we are on the brink of a huge revolution. Come medico, spero che anche voi siate consapevoli che siamo in un momento rivoluzionario. Nuovo livello di intrattenimento per gli sviluppatori, nuovo livello dato a mano agli sviluppatori. Now that the data center is your platform, ora che il data center è la tua piattaforma, la potenza di calcolo non è più un valore, dice, cioè potete fare quello che vi pare. Sono eccitata di annunciare come capo di questo Stadia Games Entertainment. I will not only be bringing Non vi porterò solo dei giochi esclusivi per reimmaginare cos'è la nuova generazione di videogioco. Lavorerò con degli sviluppatori esterni per fargli capire cosa può fare la tecnologia di Google. Partner studios big and small. E mi unirò, insomma, con team grandi e team piccoli. La gente che dice un bel mondo dove paghi e non possiedi nulla. Cioè, veramente quella cosa è proprio... Learning what is working best and sharing. È fortemente emozionata, Jade Raymond, so that we can take games to the next level together. Dice, vogliamo portare i videogiochi a un nuovo prossimo livello tutti insieme. Never been a more exciting time. Non c'è mai stato un momento così eccitante per essere sviluppatori di videogiochi. A driving force defining the future of games and entertainment. Thank you. A me sta bene, ho casa piccola. A very warm welcome to Google. With Stadia, our goal is to combine the world of people who play games. Appunto, con Stadia il nostro obiettivo era unire chi guarda i giochi, chi sviluppa i giochi, chi gioca i giochi. Con cui potenziale del meglio di Google. Abbiamo fatto vedere un sacco di roba oggi. Potrai costruire i tuoi giochi integrando roba appunto di Google. Puoi far vedere i giochi, puoi dare i giochi in mano a molti più customer in giro per il mondo. E appunto faccio vedere dentro, ti puoi collegare con la più grande community di videogiocatori che è YouTube. Un piccolo inciso, hanno aperto il sito ufficiale, non c'è una data d'uscita. Ecco qui, per gli sviluppatori vi chiediamo di andare su Stadia.dev, dove puoi avere accesso a tutti i tool di sviluppo. Se vuoi unirti ai nostri team per andare sul mercato, quindi che vi danno una mano anche di marketing o di sviluppo, cioè abbiamo insomma delle risorse interne. Per i giocatori, per i primi che vogliono, eccolo qui, potete anche, che voglio provare, andate su Stadia.com e seguiteci sui tre canali che state vedendo. Quindi, quando giocheremo? Eccolo qui. Quando proveremo sto Stadia? Quest'anno, ragazzi. Quindi la next gen è quest'anno. Prima di PlayStation 5. Questa è l'ultimate gen. Questa è un'altra gen. È un'altra gen questa. Quest'anno è la fine del concetto di generazione. Gran parte di Europa, dicono US, Canada, UK e parte d'Europa. Speriamo l'Italia sia lì dentro. Di solito no. No, esatto, speriamo. Quest'estate, nuovi dettagli vi daremo già quest'estate. Magari alla Gamescom, magari una conferenza al Gamescom, quest'estate potrebbe essere interessante. And together build a playground for every imagination. Thank ecco you. Qui. E quindi dice durata un'ora, tra l'altro di una precisissima, senza prezzo però. È incredibile, senza prezzo, non sappiamo. In realtà parlato proprio in generale di possibili abbonamenti, proprio zero. Tecnologia pure per sviluppatori, ragazzi, è per sviluppatori. È la GDC, ragazzi. Loro vogliono che il maggior numero di abbassa pure il volume della conferenza, direi a questo punto tieni sotto questo se gira Ayak. Dicevo, loro hanno cercato in tutti i modi di... Insomma, questa è la GDC, è per gli sviluppatori. Vogliono portare a bordo il maggior numero di sviluppatori possibili. Probabilmente, quello che diceva Moro non era così lontano dalla realtà, perché probabilmente con idee originali che possano sfruttare... L'infrastruttura specifica di questa roba. No, e queste due feature, perché alla fine davvero... No, ma aspetta, se tu... state share, quella roba lì puoi adattare anche i giochi esistenti. Perfetto, ma pensa se tu inizi a fare un gioco creato apposta per i content creator per far entrare il maggior numero di solo audience... quei gimmick che per me rompono le palle velocemente. Ma, non lo so. Cioè, tra l'altro... Ci dicono in chat che il sito c'è anche in italiano, il che effettivamente potrebbe essere buono, un segnale buono, questo buono, ottimo segnale, questo è un ottimo, ottimo segnale. Intanto io ho scritto ai ragazzi per sapere se riescono a darci un insomma un commento lì al posto. Però ecco, allora direi che il non aver detto nulla su
abbonamento, questa roba qui. Io continuo a pensare che compri il gioco normale. Io spero che abbia un qualche interfacciamento con le tue librerie che possiedi già, e tu quei giochi automaticamente li puoi iniziare a giocare in streaming. Perché certo, se io mi devo ricomprare gli stessi giochi che ho già, certo, ne avrebbero parlato su Stadia, però quello, cioè, è in vista del futuro. Non è che mi ricompra Assassin's Creed su Stadia, The Division su Stadia, da quando esce, e cosa te ne fai del, da quando esce io i giochi li compro solo su Stadia. Ok, e quindi che cosa faresti con la libreria pregressa nella tua ipotesi? L'ideale sarebbe che in qualche modo Uplay, quello di Ubisoft, piuttosto che Origin, siano interfacciati e ti dicono quindi che io, Pierpaolo Greco, col mio account ho già quei giochi e quindi posso poterli giocare in qualsiasi momento. Magari comunque capito con, per esempio, Ubisoft, che è partner, esatto, questa cosa sarà applicabile. Cioè lo puoi fare con gli access, le puoi fare, ma molti giochi fatti da sviluppatori normali che hanno semplicemente la chiave su Steam, non hanno un server, non riconoscono i loro utenti, tutto questo non esiste, a meno che non facciano l'accordo con Steam. Ma non è credibile questa cosa qua, per me non è credibile, a meno che Steam non sia così lungimirante da capire che è talmente rivoluzionaria questa cosa che o sale sul carrozzone o rischia di diventare ininfluente anche Steam a questo punto. Cioè è veramente rivoluzionaria questa cosa, allora, sotto ogni punto di vista commerciale, tecnologico. Yak, ti direi se puoi provare a chiamare su Skype Vincenzo, se vuoi fare questa prova, che mi dicono che loro stanno andando a provare, ragazzi, stanno andando a spegni questo qui con questa musica fortissima sotto, stanno andando a provare, ci sono delle postazioni di gioco, stanno andando di corsa a provare quello che c'è lì sul posto. Quindi adesso loro ci diranno in tempo reale cosa c'è effettivamente di probabile lì sul posto, cosa ci racconteranno e qual è un loro commento. Quindi mentre aspettiamo che Jacopo si collega, tu dici quindi probabilmente solamente per i grandi publisher che in qualche modo possono interfacciare. Fai un accordo uno a uno e hai un database degli utenti con una lista di acquisti. Altrimenti, ripeto, io che ho fatto Slime Swipe e l'ho pubblicato, non so chi l'ha comprato, non c'è una piattaforma di riferimento. Beh, però perché no? Apple Store? Scusa, il Play Store? Il Play Store sicuramente. Quindi sarà per i giochi Android dentro. Sicuramente. Però sì, stiamo parlando di niente. Assolutamente. Cioè, dopo è scontato che i giochi che possiedi su Android siano a disposizione. Beh, quello sì, ovvio. Però stiamo parlando... Quello è l'ovvio. In influente però, per il core di cui... Certo, però quindi mi immagino il Gears 5 che esce su PC e Xbox tramite Windows Store non lo supporterà questa roba qui? Dovrò ricomprarlo a parte? Per me quegli accordi lì sono allo stato attuale impossibili. E purtroppo c'è vince chi arriva prima e vince chi arriva prima con la forza bruta, con un racconto che allo stato attuale sembra non avere punti deboli. Se non la forma di monetizzazione, che sarà da comprendere, perché comunque l'abitudine all'acquisto compulsivo, secondo me, deve essere una cosa molto veloce. Vabbè che hai la carta di credito sul tuo account, spingi play a debito automatico. Tra l'altro mi però immagino... non devi passare su un carrello, non devi fare niente. Esatto, tra l'altro mi immagino che saranno tutte le demo direttamente integrate, cioè nel senso tu fai quel play, magari hai i primi 30 minuti di esatto, gioco gratis, continua, se paghi, quindi tutto subito integrato, non ci deve essere neanche lo sviluppo parallelo per lo sviluppatore che deve stare a preparare la demo. Tornano del gioco. Praticamente le demo a cannone, sì, ma per non parlare di quel discorso del co-op, effettivamente a casa tua in un attimo puoi fare il co-op. Questo è l'hardware dello Slack, riesce a dare una stima di qualche tipo? Questo allora ci è arrivato da Deathwink, che evidentemente sarà un insider, ci ha detto l'hardware preciso dello stack data center, quindi della singola macchina installata in ogni data center. Si parla di una CPU custom da 2.7 GHz con questo AVX2 SIMD, che non ho idea di cosa sia, una cache di secondo livello da 9 mega e mezzo, unita a una GPU, quindi una scheda video custom di AMD con le memorie proprietarie AMD HBM2, ovviamente, quindi come le Radeon 7, 56 compute unit, quindi 56 CU capaci di deliverare appunto questi 10.7 teraflop. Ognuno con, sulla macchina ci sono 16 GB di RAM, non è ben specificato se sarà DDR, suppongo sì, DDR 4, 5, con un totale di trasferette di 484 GB al secondo tramite SSD con uno storage su cloud. Quindi diciamo una macchina di componentistica abbastanza elevata, ma che potrebbe essere, lo ribadisco per l'ennesima volta mentre sto guadagnando tempo perché Jacopo non mi dice nulla, una macchina che potrebbe essere
realmente equiparabile a quella che ci aspettiamo essere parte integrante di PlayStation 5 e Xbox One, quindi una appunto CPU più GPU AMD, un risultato di teraflop che è estremamente in linea con quello che ci aspettiamo come appunto rendering, con capacità di rendering della prossima generazione di console, quindi è molto probabile che stiano lavorando per già implementare tutti i giochi della prossima generazione, ma non le console. Ma è importantissimo ricordare che qui ne hai a disposizione. Questa è una, ma sono architettate la GPU specifica custom di AMD e per essere per messi essere, in stack. Per essere, esatto, per essere messi in parallelo a lavorare anche sullo stesso gioco, quindi la è scalabile. Scalabile all'infinito, come dicevano, in base a necessità. Allora dovrebbero esserci collegati Umberto e Vincenzo, ho sentito già volare dei cazzi, parole all'aria immediatamente. Noi non vi vediamo, ma vi sentiamo. Eccoli qua, bellissimo. Allora avete una qualità. Una qualità totale. Una qualità sconvolgente, proprio. Ragazzi. State usando i server. Usando il server di Google. No, ragazzi, io veramente sono sconvolto. Penso sia il miglior collegamento mai fatto dall'altra parte del mondo. Cioè, veramente è incredibile. Oggi è la giornata delle rivoluzioni. No, oggi sono sconvolto. Allora, ragazzi, i server di Google. Possiamo dire che adesso noi siamo appoggiati sul data center. Esatto, sì. Sui server di Stadia. Esatto. Allora, un commento a caldo. Noi qui siamo impazziti, cioè siamo veramente, ci ha sconvolto, pur non avendo i prezzi, pur non avendo la libreria, ma è veramente, cioè appunto Alessio ha detto non la next gen, ma proprio un alternative gen. La cancellazione del concetto di gen. La cancellazione anche un po' di quello che potrebbe essere il mercato console, perché veramente è una roba, cioè, distruttiva. Dateci un vostro commento voi là dal vivo. Sì, allora, parto io? Vai. Allora, di sicuro è un passo in avanti importantissimo, nel senso che è giusto questa idea di distruzione del concetto di gen, ci sta assolutamente, c'è questa interattività tra chi gioca, chi guarda, che è pazzesca, tutto quel concetto di multiplayer, ad esempio quella fisica che viene fatta a monte direttamente nel data center, quindi permette di interagire veramente in un mondo di gioco condiviso senza il rischio di alcun tipo di latenza, di problema, è veramente molto molto figo. Ci sono anche tutta una serie secondo me di incognite, perché hanno presentato una piattaforma quasi senza giochi, non sapevo i prezzi, comunque è un salto in avanti enorme rispetto a tutti gli altri servizi di streaming che abbiamo visto, però comunque 4K, HDR, 60 fps, cioè bisogna anche capire un attimino che tipo di richieste avrà in termini di connessione banalmente, e tra l'altro alla fine quell'annuncio di nel 2019 in US, UK, Canada ed Europa, la maggior parte secondo me, però ci hanno suggerito dell'Europa con una X enorme. No, aspetta, è sicuro che l'Italia sarà molto a rischio, però ci hanno suggerito che il sito ufficiale di Stadia.com è già in italiano, per sapere che c'è scritto, così sapete cosa perdete. No, è in italiano con scritto attaccate Marcazzo, c'è scritto in italiano, c'è scritto solo questo, domande e risposte, c'è una sola domanda: perché non c'è Stadia in Italia? È scritto per le connessioni. No, vabbè, è chiaramente una cosa super figa, cioè ci sono tantissimi aspetti molto molto interessanti, quella cosa di poter condividere tramite un link il momento specifico del gioco, cioè permette di fare veramente delle cose rivoluzionarie, e poi fondamentalmente parla a un pubblico enorme, perché quell'accesso così semplice è veramente fantastico. Secondo me ci darà anche dei problemi in termini di dove streameremo i giochi tra qualche anno, perché comunque il salto in avanti anche proprio a livello di streaming, condivisione del lavoro che facciamo rispetto a Twitch, è molto importante. C'è quella cosa di mettersi in fila per giocare che è una minchiata, però è una figata pazzesca. Sono tante piccole e gigantesche cose. La cosa che mi è piaciuta moltissimo è che questa conferenza parlava davvero a tutti, cioè all'inizio sembrava solo un claim, sai, della community, tutti quanti assieme, ma effettivamente c'era qualcosa di rivoluzionario per tutti, cioè gli sviluppatori, gli appassionati di videogiochi, i content creator, anche per chi fa il nostro lavoro. Adesso, cioè, sto continuando a cercare di metabolizzare tutte le informazioni, ma ci sono tanti strumenti che cambieranno il modo in cui comunicheremo e parleremo di videogiochi con gli utenti. Scherzavamo con il Google Assistant che ti dice come superare delle parti, che adesso le guide di Petri di Fortnite temo che saranno istantaneamente morte, perché dici come faccio questa sfida se c'è il pop-up del video YouTube, il povero Simone dovrà trovarsi un nuovo lavoro. No, ma aggiungo anche che sembra una cretinata, ma dicevamo prima, cioè il concetto del link,
Cioè, è enorme. Immagina, perché io facevo l'esempio oggi nella live di Rainbow Six Siege. Immagina che vince, io mi voglio fare una partita con te di The Division 2 e ti... Mo non dico The Division 2, un gioco che potresti giocare anche col cellulare, ti mandi il link su WhatsApp e tu entri nella mia sessione semplicemente seguendo il link di WhatsApp. Cioè, è una roba... Cioè, è veramente quell'idea del gioco istantaneo, condivisibile, come è successo con la musica e i film. Quello potrebbe essere dirompente. È super figo, guarda, ci sono tante, tante domande, perché ad esempio non sappiamo che tipo di lavoro ci sia alle spalle per uno sviluppatore, perché banalmente Stadia, che in italiano diventerà Stadia istantaneamente, permette di giocare su qualsiasi piattaforma, ma che tipo di lavoro c'è per uno sviluppatore per farti giocare a FIFA sul telefono, a NBA 2K che sì, si è visto, quindi evidentemente c'è una partnership sul telefono, cioè bisogna veramente capire lì che tipo di lavoro ci sarà dietro, però è chiaro che siamo stati contenti settimana scorsa per l'arrivo di PlayStation Now su, in Italia, cioè qua siamo veramente molto 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 avanti, cioè è una piattaforma completamente diversa. Anche perché, cioè, adesso ci sono tutti questi punti interrogativi, ma una cosa è certa, che questo è il futuro, cioè si sta andando in questa direzione e a prescindere da poi chi la spunterà, tutte queste, novità verranno applicate da tutti i player, e vedere un nuovo contendente nell'industria è sempre una cosa esaltante, no? Sì, è sempre emozionante, e vederlo arrivare con tutte queste rivoluzioni è uno dei, secondo me può essere uno dei momenti più emozionanti, sì, 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 diciamo, per ce n'è veramente un po' per tutti, nel senso che sono tantissimi spunti, c'è quella cosa che hanno fatto vedere a un certo punto, di poter mettere il link Play with Stadia, non mi ricordo come era scritto esattamente, ma su Discord, sì, su Twitter, in tutti i modi, che lascia anche immaginare ad esempio nuovi modelli di monetizzazione abbastanza, esatto, abbastanza interessanti per i content creator, revenue a totale. Sì, sui nostri video domani ci potrà essere il link Play gioca su Stadia, esatto, e noi ci prendiamo la revenue, cioè sono veramente, è stata veramente molto densa. Poi è chiaro che è stata anche estremamente vaga su degli aspetti importanti, perché non sappiamo esattamente che tipo di modello di business ci sarà, sì, immagino che chiaramente non ci sarà nessun tipo di costo di ingresso, ma insomma sono tante cose. Anche l'annuncio dello studio prime parti onestamente mi dice poco, nel senso che vabbè, c'è Jay Raymond, che ti direi anche che magari non è nemmeno la miglior persona al mondo per lanciare un nuovo studio, visto che a parte gli albori poi è passata da una parte all'altra e non è che abbia lasciato sempre il segno. Però è chiaro, a parte questi grossi dubbi, ci vorranno degli anni probabilmente per vedere Stadia veramente al massimo del suo potenziale come piattaforma da gioco, però tecnologicamente è un salto in avanti clamoroso. Sappiamo che Microsoft ha Project X in lavorazione, e supponiamo che sia qualcosa di simile. In fondo Microsoft, anche con il suo servizio Mixer, che è poco noto, però già andava un pochino, sì, in quella direzione del giocare insieme. Quindi io mi immagino che da lì partano per fare qualcosa di simile. A questo punto bisogna capire gli altri player, Sony, quelli giapponesi, fondamentalmente, come si adatteranno, perché qua si va veramente molto veloce. Esatto, tu prima hai detto, Umbo, che secondo te non ci sarà una barriera di ingresso, quindi quello chiedo a tutte e due, pure a te Vince, probabilmente risolto tutto quel problema, di parlavamo prima, di quanto riconosce allo sviluppatore, eccetera, eccetera, perché probabilmente semplicemente comprerai tramite il Play Store Quel discorso lì è legato semplicemente alla questione di un eventuale servizio di abbonamento, di quale però non si è minimamente parlato. Se tutte queste novità, che sono tutte queste feature, queste implementazioni che sono state presentate, sono tranquillamente applicabili, anzi molte di queste sono pensate proprio per vendere il gioco in maniera tradizionale, chiaramente, esatto, digital, renderlo accessibile in maniera digital, ma in maniera tradizionale. E quello, secondo me, può tranquillizzare per certi versi gli sviluppatori più piccoli, che appunto stanno così con le antenne ben puntate, perché un modello di business alla Netflix potrebbe essere controproducente. Invece tutte queste funzionalità pensate per rendere i giochi facilmente scopribili, quella feature lì che dal video di YouTube del content creator, esatto, puoi andare ad acquistare, giocare subito magari una demo, o acquistare direttamente il gioco e giocarlo istantaneamente. Tutte quelle funzionalità vanno in aiuto di questi sviluppatori più piccoli, che devono far conoscere, sì, i loro giochi, che negli ultimi anni lo hanno fatto attraverso proprio i youtuber, i sì, perché potrebbe essere semplicemente che
questo servizio Stadia, anche per rispondere alla nostra chat, non sia una roba a pagamento. Semplicemente, se tu rilasci il gioco sul Play Store, probabilmente Google si prenderà il 30%, quello che sarà, e lo sviluppatore potrà implementare quella roba, punto. Cioè, consumatore non dovrà pagare nulla in più del prezzo del gioco. Assolutamente, tutto punta in quella direzione, nel senso che anche il rischio che fosse una sorta di Play Store allargato a tutte le piattaforme è un po' svanito, nel senso che poi magari ci sarà anche quel tipo di integrazione, ma sembra veramente c'è un servizio premium pensato per portare tutti i giochi AAA o tutti gli indie comunque nelle case dei giocatori su qualsiasi dispositivo, ma pagando la fee iniziale. Poi comunque la cosa anche molto interessante è che il concetto stesso di demo può veramente rinascere su con un sistema del genere. Esatto. Perché tu basta che fai un'ora di gioco, 30 minuti di gioco, basta che premi quel pulsante. Oppure banalmente determinati YouTuber possono dare la possibilità di dire se giochi con loro puoi giocare gratis. O puoi giocare con uno sconto. Se giochi mentre stai vedendo il mio streaming e poi compri il gioco, te lo do con lo sconto. Cioè le possibilità sono infinite. È una cosa che cambia completamente il mercato. E guarda, è interessante, molto di questo tipo di, cioè il successo di un'iniziativa simile poi comunque avrà ripercussioni grosse, ad esempio sul futuro del mercato retail, e sappiamo che ci sono molti publisher, molti player dell'industria che ancora ci credono parecchio, ma questo è chiaro che lo taglia via istantaneamente, cioè nel momento in cui un servizio così integrato, tutto online, poi te lo tengo io, Vince, che sai un po', cioè, prende piede, è chiaro che sono tutte cose che tu puoi fare solo in un ambiente totalmente digitale, cioè non taglia completamente tutto. Le gambe ai vari GameStop. Ragazzi, cioè, è una cosa abbastanza rivoluzionaria, molto vaga, ma potenzialmente rivoluzionaria. Io non pensavo che sarebbe arrivato tutto questo così presto, cioè effettivamente le novità annunciate sono state tantissime e secondo me nessuno si aspettava. C'è una mole così di rivoluzioni e innovazioni da questa conferenza. Ma poi ci sono, loro comunque l'hanno, chiaramente devono mettersi un pochino accanto a quelle che sono PlayStation, Xbox e vabbè, in certo modo Switch che non è stata nemmeno citata, però c'è anche quella, e quindi hanno fatto quel discorso della potenza di calcolo di Stadia rispetto a Xbox e PlayStation. Però chiaramente sono numeri abbastanza, non inutili, ma un po' vaghi, nel senso che tu giochi con un'istanza... cioè giochi su una macchina virtuale all'interno del loro data center. Sì. La macchina virtuale ha la potenza necessaria a far girare il gioco che in quel momento vuoi giocare, ma cioè domani semplicemente avrà una potenza che si adatterà al prossimo gioco, a Cyberpunk e poi a Cyberpunk 2, quello che io credo che quel numero, dicevo prima durante la conferenza, io credo che quel numero dei 10.7 teraflop che hanno continuato a dire sia esattamente il numero che AMD ha continuato a dire internamente su quella che saranno le potenze di rendering di PlayStation 5 e Xbox nuova, cioè per dare l'idea che i giochi della prossima, probabilmente a livello interno di sviluppo, già gli sviluppatori sanno che i giochi della prossima generazione gireranno al top, perché quello sarà l'output possibile dalle console, dalle schede video di prossima generazione. Probabilmente avranno fatto un parallelo di questo tipo. Comunque sì, noi abbiamo parlato qua dentro magari di un'integrazione con Uplay per farti riconoscere almeno la libreria dei giochi che hai già acquistato, per non dover a comprare due volte gli stessi giochi. Insomma, veramente un potenziale enorme. Ne approfitto a chiedervi, voi siete lì, avete appena finito di vedere la conferenza, che c'è qualcosa di provabile? Allora, noi abbiamo fatto questa cosa, tipo siamo scattati dalla conferenza, abbiamo fatto i 200 metri in 20 secondi per arrivare nell'altra hall dove vi facciamo vedere. Scusate, mi stavo inchiodando, stavo per morire. Vedete che dietro di noi ci sono queste postazioni che hanno installato ieri, no? E c'è scritto chiaramente che tutto verrà rivelato oggi alle 10 del mattino, ovvero un'ora fa. Quindi noi abbiamo detto sicuramente finita la conferenza, lì ci sarà da giocare Stadia. Abbiamo fatto i 100 metri, anzi 200 metri, siamo arrivati qua ma non c'è un cazzo. Ci sono dei gran caffè quindi... appoggiati sulle mensole, sì, vedo. Sì, e quindi non hanno... Pensavamo domani apre lo show floor, realmente e lì. Già qualcosa è stato detto durante la conferenza che sarà... Esatto, perché ci saranno provati i giochi. Sì, l'hanno detto. Non solo, anche Marty Stratton ha detto che Doom Eternal lo farà vedere durante un panel. Esatto. Io non so lì come funzionerà. Alle 12:30 c'è questo appuntamento. Ora vediamo cosa dobbiamo praticamente un po' rivoluzionare. Andate a caccia il vostro calendario. Perché siamo in due e ci sono tanti appuntamenti. Oggi c'è anche ID at Xbox.
quindi bella giornata. Abbiamo diverse robe, tra l'altro oggi abbiamo la preview, sarà interessante. Sapete che domani c'è la conferenza di Epic, come tutti gli anni, sì. In realtà quest'anno la fanno per la stampa il giorno prima, in modo che domani, quando inizierà la conferenza, avremo già tutto il contenuto. Bisogna capire se anche lì annunceranno qualcosa, visto che visto che probabilmente c'è la partnership con la Real Engine sì. In una delle icone che facevamo vedere prima dello streaming c'erano tutti i generi, c'era anche un riferimento sia a PUBG che a Fortnite, sì. Quindi bisogna capire un attimino dove andremo a parare. Oggi sarà una giornata molto infernale. Molto intensa. Allora, vi lasciamo in pace. Vi ricordo che Umberto e Vincenzo sono lì proprio a San Francisco alla GDC. Quindi loro, da loro adesso la giornata inizia, perché appunto sono le 11:30. Sì. Peccato 11 per il terremoto che continua. Peccato per il terremoto in corso. Continuiamo. C'è il povero Vince che si è al limite. Ha il braccio bionico. Loro adesso vedranno tutto quanto. Poi vi ricordo che insomma pubblicheranno qualsiasi cosa possibile che troverete sul sito. Ragazzi, buon lavoro, buon tutto. Un saluto a tutti. Ciao, ciao. Ciao, grazie. Niente, quindi cioè un momento anche per loro, come avete sentito, un momento di cambiamento storico, sì, importante, rivoluzionario. Non sappiamo, possiamo dirlo con grandissima serenità. Come ha detto bene Umberto, c'è tanta vaghezza che verrà risolta probabilmente al prossimo incontro già di quest'estate, che potrebbe essere le tre. Pensa alle azioni di GameStop adesso. Esatto, GameStop che è già chiuso, che potrebbe essere alla Gamescom, perché vedo molto possibile una conferenza alla Gamescom a questo punto con tutti i dettagli. Ma sì, anche per spostarsi più lato gaming, esatto, proprio tutti i dettagli lato gaming per un servizio che uscirà appunto entro quest'anno, quindi realisticamente ce lo vedremo per ottobre, novembre, sarà lì fuori prima di Natale sicuro, probabilmente con i prossimi giochi Ubisoft e tutto quanto. Allora ragazzi, io ne approfitto per ricordarvi che tutto questo streaming lo potrete vedere dall'inizio di nuovo. Vi ricordo che abbiamo fatto un'ora di pre-show con Antonio Monaco di HD Blog, Antonio Moro di Lega Nerd, che insomma ci hanno raccontato anche il loro punto di vista su determinati ambiti, ci hanno anche preso alla grandissima. Ovviamente tutta questa conferenza può essere riguardata. Mettete sempre un cuoricino sul nostro canale di Twitch, ma vi ricordo che su multiplayer.it questo è solo l'inizio, perché troverete tutti i singoli trailer, tutte le notizie, arriveranno articoli di approfondimento tra probabilmente un'oretta e mezza, già stanno lavorando, Giordana sta già lavorando a tempo pieno, ci sarà una sintesi di tutta la conferenza, ci sarà un commento dei ragazzi un po' più a mente fredda dal posto, insomma seguiteci, perché questo davvero è solo l'inizio di una GDC che sembra essere dirompente. Vi ricordo, domani 16-18 e giovedì 16-18 ci saranno i due cortocircuiti speciali, in cui appunto commenteremo tutte quelle che sono le principali notizie e informazioni che usciranno da GDC, a partire proprio naturalmente da questo Stadia. Chi sarete domani a domani fare... saremo io, Emanuele, e possiamo dirlo ufficialmente, ci sarà anche Francesco ci sarà anche Francesco Serino, che farà viene in studio domani, farà il suo debutto in live, poi ovviamente proseguirà anche lui con live e tutto quanto. Il suo debutto scritto ha già fatto, insomma comparirà live a video anche sulle nostre pagine. E basta, direi che abbiamo detto tutto. Non so se volete aggiungere qualcos'altro. Cioè, per parlare di gaming hai preferito Serino a me, è questo che mi anche se ormai con questo confine labile del se guardi i giochi su YouTube inizi a giocare potresti diventare veramente di competente in materia, potresti diventare il più grande specialista di giocare con YouTube, potrebbe essere veramente precorso i tempi prima del dovuto. Va buono, grazie per averci seguito come al solito, rimanete sintonizzati sui nostri canali. Grazie mille Ema, grazie Alessio e buona cena. Ciao ragazzi.